Le ultime parole. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle sette parole di Cristo sulla croce. Introduzione. Con questa trasmissione iniziamo insieme un'avventura. Questa avventura sarà centrata sulle sette parole di Gesù sulla croce. Questa è una antica devozione che parte nel XII secolo, coeva con l'inizio dell'avventura di San Francesco e di tutto il francescanesimo, e che è una contemplazione del Signore crocifisso. È un modo per poter accogliere queste imprescindibili parole che il Signore ci ha consegnato prima di morire. Come nasce la nostra avventura e come nasce anche un pochino il successo spirituale di questa proposta, di questa devozione? Appunto, si dipana nei secoli la devozione a queste sette parole attraverso la diffusione del francescanesimo. E arriva fino alla devozione moderna, che ha le sue pieghe, le sue forme, le sue sensibilità peculiari, oggi forse obsolete sotto certi punti di vista, ma trova la sua massima espressione in un evento che poi diventa anche un evento artistico. Infatti restano celeberrime le sette parole di Cristo sulla croce di Franz Joseph Haydn. Nella introduzione della trasmissione abbiamo ascoltato il primo brano dell'introduzione proprio di tutta la composizione di Haydn. Ascoltiamo dalle sue stesse parole, perché sono molto impressionanti, la descrizione di quella che fu l'avventura della composizione di questa musica. Lui lo racconta un po' di anni dopo, e racconta di questa commissione assunta nel 1785. Circa 15 anni fa fui invitato a scrivere musica strumentale sopra le ultime sette parole del nostro Salvatore in croce. L'incarico veniva dal vescovo della città di Cadice, nella cui cattedrale ogni anno era tradizione di eseguire un nuovo oratorio durante la Quaresima, secondo modalità altamente suggestive, ma che comportavano importanti soggezioni per il compositore. Pareti, finestre e colonne della chiesa erano ricoperte di tendaggi neri e solo un grande lucerniere pendente dal centro della volta rompeva la solenne oscurità. A mezzogiorno le porte venivano chiuse e la cerimonia cominciava. Dopo una breve liturgia il vescovo saliva al pulpito, pronunciava la prima parola o frase ed una propria riflessione su di essa. Quindi andava a prosternarsi davanti all'altare per circa 10 minuti, durante i quali si eseguiva la musica. Allo stesso modo il vescovo pronunciava poi la seconda parola, una seconda omelia, e la musica seguiva la conclusione del suo discorso per 7 volte. La mia composizione era soggetta a queste condizioni e non era facile scrivere 7 movimenti lenti di circa 10 minuti ciascuno, senza stancare gli ascoltatori. Trovai pressoché impossibile rispettare i limiti di tempo richiesti. Ecco, questo è l'inizio della descrizione di Haydn nella pubblicazione dello Spartito. E questa cosa qua ci fa capire un pochino che avventura noi andiamo a fare, un'avventura impressionante. La tradizione poi devozionale ha sottolineato in varie forme questa esecuzione. Questi brani sono meravigliosi, ma soprattutto queste parole sono impressionanti. Ecco, noi faremo questo viaggio. Noi cominceremo in questa trasmissione col introdurre l'argomento, introdurre la sfida, introdurre la tematica, e poi una per una vedremo le sette parole e anche qua e là ascolteremo di passaggio un po' della musica meravigliosa di Franz Joseph Haydn.
quale sarà l'ordine che seguiremo nell'ascolto di queste sette parole, nella meditazione di queste sette parole? Ecco, l'ordine è un po' difficile da scegliere arbitrariamente. Perché? Perché c'è il problema dei quattro Vangeli che raccontano da quattro prospettive lievemente diverse la stessa passione, lo stesso evento, la stessa gloriosa narrazione del dolore di Cristo, della sua morte. Ecco, queste prospettive sono grosso modo orientate su due fronti. C'è il Vangelo di Marco, che è il più antico, che genera l'ordine della narrazione di Luca e di Matteo. E c'è il Vangelo di Giovanni, che segue una linea che viene dal testimone oculare, che è il discepolo amato, che è l'evangelista Giovanni, e che racconta altri particolari. Per cui abbiamo qualche problema a capire l'esatta cronologia e la successione delle frasi, ma la tradizione spirituale ha trovato una linea chiara e quindi sceglie queste sette parole partendo da due testi di Luca, andando a un testo di Giovanni, passando per un testo di Matteo, e poi abbiamo altri due testi di Giovanni e l'ultimo di Luca. L'ordine è quello del cammino che porterà Gesù a consegnare tutto nelle mani del Padre. Ecco, noi ascolteremo questo ordine secondo quella che appunto è stata la tradizione che si è imposta nei secoli ed è la contemplazione di un evento, ed è una contemplazione che non è tendente allo spettacolare, all'impressionante, al sanguinoso, anche se parla di un evento di morte terribile, terrificante. Proprio ascoltando le musiche di Haydn, noi capiamo che la chiave era una chiave calma, serena. Infatti, alcune delle musiche sono particolarmente pacifiche. Noi non andiamo a uno spettacolarismo aggressivo, no. Noi siamo di fronte alla morte del nostro Salvatore. Ciò che è il preludio alla sua gloriosa resurrezione. Già questa morte è piena della sua vita compiuta, è piena dell'esito della vita umana, che è la piena comunione con il Padre. È però lo sguardo verso la morte di un condannato, un uomo che è stato giudicato malfattore e viene condannato a morte. Come si poneva questa realtà? Dobbiamo un po' intendere la chiave di questa sfida, perché dobbiamo intendere che cosa sono queste parole nel loro contesto oggettivo. Siamo di fronte a un atto che era quello della crocifissione, che aveva una sua materialità impressionante, che dà orrore nei suoi particolari, e che però era uno spettacolo. Questo è il grande problema. Noi possiamo avere una ripulsa verso questo pensiero, il fatto che si pensasse a fare della morte di un uomo uno spettacolo, della tortura orribile di un uomo uno spettacolo. Ma rendiamoci conto che, per esempio, nella città di Roma, il monumento più famoso, il Colosseo, era il luogo dove lo spettacolo era fondamentalmente la morte. Se noi pensiamo a quanti ragazzi oggi si affascinano degli spettacoli horror, delle realtà di sangue, tutta questa serie di film, letture, fumetti, serie televisive, tutte centrate sul sangue, dove lo spettacolo è sempre l'aggressività, che se uno vivesse anche una parte, un millesimo di quei dolori che vengono mostrati a questi film, resterebbe bloccato per non so quanto tempo nella sua vita. Cioè, tutte cose assurde, senza senso, ma perché ci affascinano? Perché vanno tanto per la maggiore? Perché la cronaca nera è quella sempre che vende di più? Perché i fatti di sangue sono quelli che attirano più l'attenzione delle persone? Beh, ci sarebbero tanti meccanismi da spiegare, ma fondamentalmente c'è il sadismo nel cuore dell'uomo. Quando Gesù viene crocifisso, dopo essere stato flagellato in una maniera orribile, dopo una notte di torture, e viene crocifisso con dei chiodi nelle ossa,
con un corpo tenuto per i chiodi nelle ossa e viene torturato e muore molto velocemente rispetto alla media dei crocifissi. Ecco, lui è manifestazione del risultato della parte più oscura del nostro cuore. Guardando Cristo, noi dobbiamo anche guardare il nostro sadismo, riconoscerlo nel nostro cuore. C'è nel nostro cuore una violenza che su Cristo si è scatenata. Ecco, e noi contempliamo la sua risposta al nostro sadismo, la sua risposta al male che è nel nostro cuore, con cui dobbiamo saper fare i conti, con cui lui sa aiutarci a fare i conti per trasformarli in esperienza della sua misericordia. Che parole ascolteremo? Quali parole mediteremo? Noi ascolteremo le parole di un morente. Cosa sono le parole di un morente? Potremo mai dimenticare le ultime parole che ci ha detto qualcuno a cui volevamo bene? Potremo mai dimenticare gli ultimi istanti passati con qualcuno che abbiamo perso? Potremo mai dimenticare gli ultimi momenti in cui il Signore era in mezzo a noi e pensare quanto era tragico ciò che viveva? Può un cristiano togliere dal suo cuore le ultime parole che il Signore ha detto prima di entrare nel nulla, prima di andare nel vuoto della morte, dell'azzeramento, prima di compiere fino in fondo la sua incarnazione, prima di assumere fino in fondo il nostro destino? Ecco, queste parole sono importanti, hanno il significato di un testamento, di una consegna, di un lascito. In queste parole si compie qualcosa che la scrittura dice, nei testi dei libri sapienziali è detto: la gloria di un uomo si vede nella sua morte. È vero, molto spesso la morte di un uomo illumina tutta la sua vita, e se ci pensiamo, la passione di nostro Signore è il momento centrale di tutta la sua avventura, anche se non dobbiamo mai dimenticare in nessun istante che è solamente una parte di una realtà che per intero è la resurrezione. Questa è la porta della resurrezione. Questi testi che noi ascolteremo, queste parole che la Chiesa ci ha consegnato, sono le vie per arrivare alla resurrezione e le vie per ricevere una contemplazione appunto della sua passione. Allora, che momento sta vivendo il Signore? Abbiamo già detto che sta vivendo la tortura della croce. Ecco, il testo di Matteo, che non viene citato nelle sette parole, è un testo che ci può aiutare a capire qualcosa di queste parole. Nel capitolo 27, al versetto 33 e 34, Matteo scrive: «Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere». Perché? Che cos'è questa bevanda? Che cos'è questa offerta che lui riceve e perché la rifiuta? Allora, senza scadere nel dolorismo, dobbiamo considerare, come abbiamo già detto, che il Signore Gesù viene da una tortura feroce, che è quella della flagellazione. Viene da altre percosse che ha subito e ha portato il patibolo sulle spalle, ha portato il legno orizzontale, perché con tutta probabilità nel luogo dell'esecuzione c'erano già pronti i legni verticali per i tre condannati a morte di quel giorno, e ha subito di tutto. E questo uomo sta andando alla tortura definitiva. La tortura della croce era una tortura molto lunga, come abbiamo già detto. Era stato ottenuto dalle donne di Gerusalemme un doppio permesso. Il primo era quello di coprire la nudità degli uomini crocifissi con un perizoma, perché la religione ebraica non permette l'accesso alla nudità. Ha un grande senso del pudore e della nobiltà dell'uomo, e quindi i crocifissi non venivano completamente denudati, ma potevano tenere un perizoma sulle parti intime. E poi veniva data, probabilmente non solo in Israele, ma anche in altri posti,
una bevanda. Perché? Perché la tortura era molto lunga. Il torturato veniva messo contro se stesso, come ogni tortura deve saper fare, fra il dolore del peso del suo corpo attaccato alle sue proprie ossa e il fatto di dover respirare, perché a pensare di essere appesi per le braccia, dopo poco si cala in un atteggiamento fisico che schiaccia i polmoni, la parte davanti, il torace, e allora per poter respirare doveva far forza su una delle braccia o su tutte e due per tirare su i polmoni e poter prendere un respiro. E questa tortura durava moltissimo. Per questo davano questa bevanda. Che cosa era questa bevanda? Era vino mescolato con fiele, dice questo testo del versetto 34 del capitolo 27 di Matteo. Altri codici daranno aceto mescolato con fiele. Quello che noi riportiamo è che era una strana bevanda. Era una bevanda inebriante che intontiva il condannato, lo rendeva inconsapevole di quello che gli stava succedendo. Era così un modo perché lui non si rendesse fino in fondo conto di quel dolore che stava vivendo. Era un lenimento del dolore, era un palliativo, era una forma per non soffrire, era una maniera che si operava e per pietà che qualcuno aveva verso questo povero disgraziato appeso ad una croce, ma anche per far durare più a lungo lo spettacolo, perché il dolore fosse meno esasperante per il condannato. Infatti normalmente le crocifissioni duravano vari giorni. Ripetiamo, era uno spettacolo la morte, ma lo è anche oggi in tutta la cultura horror, per cui non ci dobbiamo sorprendere purtroppo di questa assurdità. Ecco, Gesù assaggia questa bevanda e la rifiuta. È interessante, cioè la assaggia, cioè cerca di capire cos'è. Ne sorbisce appena appena il sapore e quando capisce di cosa si tratta la rifiuta, non la vuole. Perché? Il Signore Gesù non ha voluto perdere la consapevolezza. Dobbiamo pensare quanto è attuale questo discorso e con tutto il rispetto per il dolore e l'esasperazione e senza alcun giudizio verso nessuno, dobbiamo dire che il Signore Gesù non ha voluto alleviare una virgola del suo dolore. Non per dolorismo, non per una forma di eroismo sterile o senza altro sfondo che una affermazione della propria forza, no. Il Signore Gesù voleva vivere la croce, non voleva subire la croce, voleva essere consapevole. Dobbiamo pensare se Gesù avesse sorbito quella bevanda. Questa cosa qui ci aiuta un po' a capire tutta la nostra avventura. Se avesse sorbito quella bevanda, lui non avrebbe detto cose come «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Oggi sarai con me nel paradiso. Donna, ecco tuo figlio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ho sete. Tutto è compiuto. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Ecco, queste sono le sette parole, le abbiamo dette velocemente per anche essere coinvolti in queste parole. Ecco, il Signore Gesù ha voluto dire queste parole, ha voluto essere consapevole. Voi pensate di togliere dal Vangelo queste parole? Non sarebbe completo, ci mancherebbe molto senza queste parole. E dopo esserci serviti del Vangelo di Matteo nel capitolo 27, serviamoci di un altro versetto. Quello era il testo in cui vediamo come Gesù arriva alla croce, rifiutando il narcotico. Ora vediamo come tutto questo si può capire dalla contemplazione che l'Evangelista Giovanni dà dopo che ha raccontato della morte di Gesù. Lui emette una dichiarazione forte che esce dal racconto e dà la chiave per capire tutto. Quando
arriva il soldato che con una lancia gli colpì il fianco e subito ne esce sangue d'acqua, Giovanni continua dicendo: «Chi ha visto ne dà testimonianza. E la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso». E un altro passo della scrittura dice ancora: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto». Ecco, qui non abbiamo il tempo di spiegare come questo è un centro essenziale per capire tutto il Vangelo di Giovanni, ma questa ultima frase è qui che c'è il termine, ma in questa ultima frase c'è il termine del racconto della passione. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Ecco, è proprio questo quello che stiamo facendo. Noi stiamo lanciandoci in un'avventura che è quella della contemplazione del Signore, volgere lo sguardo a colui che abbiamo trafitto, volgere lo sguardo a colui che ha risposto al male dell'uomo con l'amore, guardare lui, sollevare lo sguardo da noi stessi. Ecco, invito gli ascoltatori a vivere questa avventura secondo quella prospettiva, che è la prospettiva spirituale essenziale per noi cristiani: smettere di essere piegati su noi stessi e volgere lo sguardo a Lui e al Suo amore, smettere di essere concentrati sulle nostre soluzioni e ricevere da Lui la luce per capire la nostra vita. Terminiamo questa trasmissione con l'ascolto di un pezzo, di una parte della introduzione, un adagio maestoso di Franz Joseph Haydn a tutta l'avventura. Ascoltiamo come questa musica è solenne e serena e nello stesso tempo profonda. Non ha spettacolarità, vuole toccare il cuore. È una musica meravigliosa che è ottima per capire, porsi, disporsi a questa contemplazione. Le ultime parole. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle sette parole di Cristo sulla croce. Introduzione. Realizzazione di Monia Parente. Thank you.
Le ultime parole. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle sette parole di Cristo sulla croce. Prima parte. Padre, perdonali. Oggi affronteremo la prima delle sette parole di Gesù sulla croce. Ascoltiamola dal Vangelo di Luca. Siamo al capitolo 23, sono i versetti 33 e 34. Ascoltiamola con la introduzione narrativa di questa frase. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui ed i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Ecco, la prima cosa che noi dobbiamo registrare di questa grazia, che è la contemplazione di nostro Signore mentre sta andando alla croce, è il fatto che è sotto la tortura, lo stanno crocifiggendo, in questo momento lo stanno mettendo sulla croce. Mentre lo crocifiggono, lui parla con il Padre. E questo è molto importante. Attenzione a ricevere tutti i doni che dobbiamo ricevere da questa grazia, appunto, di contemplare queste parole. Quando stiamo nel male è inutile restare in un atteggiamento orizzontale, restare così a cercare il colpevole, arrabbiarci con chi ci sta torturando. Noi sappiamo una cosa: quello è il momento di parlare col Padre. Quando gli uomini non ti ascoltano, parla col Padre. Il Signore Gesù entra in questo fatto come un dialogo con il Padre, come un dialogo col Padre Celeste, un evento che è fra loro due. E noi riceviamo questa indicazione straordinaria. Di cosa gli parla? Qual è la sua richiesta? Lui prega, e prega per noi, e prega per gli uomini che lo stanno torturando. E cosa dice? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Beh, dobbiamo notare che quando Luca appunto ci consegna questo regalo di questa parola, che è solamente nel Vangelo di Luca, mette un aspetto che non è notato normalmente. Il greco dice: Gesù intanto, nel frattempo, diceva. E quel diceva è nel tempo greco del imperfetto. Nel greco c'è l'aspetto verbale, come sanno tutti quelli che hanno fatto un po' di greco, che indica la modalità dell'azione. Ci sono tempi che indicano degli atti fatti una volta sola, fatti senza ripetizione. Ci sono dei tempi che indicano la ripetitività di un atto, di una cosa. Se vorressimo tradurre in maniera, come dire, che tenta di rendere l'idea di quello che faceva Gesù, noi dovremmo tradurre qualcosa del tipo: crocifiggevano Gesù mentre lui ripeteva, diceva, mentre lui stava dicendo, cioè lo diceva e lo diceva e lo diceva. C'è un aspetto di continuità. Non disse, ma ripeteva, diceva. E questo ci fa impressione, perché ci fa capire qual era l'atteggiamento di Gesù. Noi pensiamo che gli mettono un chiodo in un polso, battono e lui dice questa cosa. E la continua a dire, e la continua a dire. È una richiesta, è una insistenza, è il suo atteggiamento, è il modo di vivere questa cosa. Tutto questo è straordinario, perché ci fa vedere non una cosa legata a un momento, ma ci vuole dare il cuore del nostro Signore di fronte a noi. E questo cuore di cosa parla? Parla di perdono. Parla al Padre e parla di perdono. Non è un cuore vittimista, non è autocommiserativo, non è il cuore di chi grida
minaccia, strepita contro chi pure sta facendo qualcosa di profondamente ingiusto. No, cerca la via d'uscita, cerca la soluzione, cerca l'apertura, cerca come vivere questo fatto e mantiene questo atteggiamento in maniera continuativa. E quello che lui fa era parlare del perdono, chiedere perdono. E dobbiamo un po' capire bene come lo chiede, cosa chiede esattamente, cosa è nascosto in questa meravigliosa frase. Il perdono è la prima parola che Gesù emette sulla croce mentre lo stanno crocifiggendo. Questo perdono, su cui dobbiamo tornare a meditare in questa trasmissione un pochino più avanti, viene accompagnato da una motivazione. E qui c'è qualcosa di molto sorprendente. Padre, perdona loro perché? C'è un perché per perdonare, c'è un motivo. Fra loro due possono capire il perché del male che noi facciamo, perché non sanno quello che fanno. Ecco, una interpretazione superficiale, banale di questa frase è semplicemente questa: Padre, perdonami perché non si rendono conto di chi stanno crocifiggendo, non hanno consapevolezza. È una cosa vagamente apparentata con il nostro lei non sa chi sono io, è una forma di dire sapessero che ignoranti che sono, perdonali perché non sanno quello che fanno, un velato senso di estraneità, certamente di superiorità, di atteggiamento non veramente di comunione. E invece questa frase è di una profondità meravigliosa ed è una frase che dobbiamo accogliere una luce che viene da questa frase. Il Signore Gesù dice che andiamo perdonati dal Padre perché non sappiamo quello che facciamo. Di che cosa stiamo parlando? Quando ci si accanisce contro qualcuno che ha sbagliato, quando si tortura qualcuno che ci sembra in errore, dovremmo un pochino ricordare quella frase del Vangelo stesso di Luca che dice: può un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno forse tutte e due in una buca? Ovvero sia, ma noi veramente sappiamo spiegare il nostro male? Ma non c'è un mysterium iniquitatis, non c'è un mistero del male nel nostro cuore? Alla fine noi non spieghiamo molto, perché dobbiamo capire una cosa fondamentale: il male è illogico, è caotico, è disordinato. Il male è male. Il male non è una cosa di cui veramente sappiamo la causa fino in fondo. Siamo sempre sorpresi dal nostro male. Tante volte ci troviamo di fronte a quello che facciamo e siamo così, con frasi del tipo: ma che mi ha preso in quel momento? Ma che cosa ci avevo in testa in quel momento lì, quando ho detto, quando ho fatto, quando non ho fatto? Ma perché mi sono comportato così? Sfido qualsiasi ascoltatore a non aver il dolore di dover misurarsi con questo tipo di realtà, cioè con il fatto che ci sono cose della nostra vita che non sappiamo spiegare. Su di noi che sguardo c'è? Uno sguardo feroce? Uno sguardo che sottolinea, mette i puntini sulle i, si accanisce contro la nostra assurdità? No, è uno sguardo benevolo che dice: non sai quello che fai. Quando il male prende il sopravvento nella nostra vita, non sappiamo mai quello che stiamo veramente facendo, perché c'è qualcosa più grande di noi.
San Giovanni Paolo II disse una volta una cosa molto importante, quando si era ancora nel tempo dei blocchi contrapposti fra Est e Ovest, in tempi che ormai tanti giovani ascoltatori non possono più ricordare, cosa è stata l'angoscia di crescere con una contrapposizione, con la paura di una guerra, quella che si chiamò la guerra fredda. Ed era un tempo di demonizzazione reciproca. Era un tempo in cui si vedeva l'altro come assolutamente cattivo, come se si potesse spiegare l'altrui male, come una responsabilità assolutamente coincidente con l'identità dell'avversario. E non è vero. Ebbe a dire San Giovanni Paolo II: non demonizzate mai l'uomo, il male è più grande dell'uomo. Il risultato del male dell'uomo è sempre più grande della somma delle parti della sua responsabilità. C'è un di più nel male dell'uomo. L'uomo sa andare in qualche cosa di assolutamente grave, sadico, triviale. Se noi pensiamo a quanto male è stato prodotto nel Novecento, noi credevamo di essere nel giusto. Pensiamo a San Paolo, quando perseguitava quelli che saranno poi i suoi fratelli. Lui credeva di essere nel giusto, era convinto e non sapeva quello che faceva. Stiamo tutti messi così, siamo tutti in questa condizione. Il male non si spiega, le origini del male ci sono oscure, noi siamo ciechi che puntiamo il dito contro il prossimo pensando di poter spiegare il male degli altri, mentre siamo analfabeti del nostro proprio male. E se un cieco guida un altro cieco, cadranno tutti e due in una fossa, nella perdizione, nella condanna reciproca, nell'odio. Quante volte siamo di fronte agli altri, li mostrifichiamo e non ci rendiamo conto che così come siamo noi analfabeti di noi stessi, anche gli altri sono analfabeti di se stessi. Il male non si spiega, non si categorizza. È inutile torturarsi sul male che abbiamo fatto. È inutile torturarsi sul male che abbiamo subito. Quanta gente che si ossessiona, si ostina a ricordare, a mugugnare dentro di sé, a torturarsi appunto con tutto quello che ha subito. È un oggettivo male, ma non cercare di metterlo nella scatoletta del tuo cranio, perché è più grande di me e di te. E tutte le scienze psicodinamiche alla fine, comunque, sono di fronte a un mistero, il mistero della libertà umana, che prende delle opzioni completamente inspiegabili. E tutto sommato, noi siamo ancora dei principianti del nostro cuore, con tutto quello che abbiamo capito di vero, di autentico, di profondo, di utile, ma siamo di fronte a questa sentenza benevola del Signore Gesù mentre gli arrivava addosso l'ondata e lo tsunami del male umano. Non sanno quello che fanno, sono poveri conoscitori, dice un padre della Chiesa, sono gente che vive sempre guardando solo una parte della propria realtà, gli manca un pezzo, non vedono tutto. Quanto è importante accettare di non poter spiegare il male. Accettare che ci sono tante cose che non sappiamo. Quanto è luminosa questa frase del dolce Signore Gesù. E quanto è importante vedere che è inutile spiegare tutto. Spiegare tutto non ce la faremo mai. E qui viene proposta la soluzione. Non spiegare, perdonare. Non spiegare. Accogliere. Questo non vuol dire essere buonisti, perdonisti, canonizzare anche le cose storte che vanno riconosciute come sbagliate, non c'è niente da fare. Questo non è il punto. Il punto non è un sentimentalismo di un perdono così da quattro soldi, di un perdonino dato d'ufficio per un mellifluo sentimento interiore. No.
Qui si tratta di andare al centro, natura della nostra esistenza. Noi viviamo di misericordia, noi viviamo di pazienza. Senza misericordia non si campa, senza misericordia non si cresce un bambino. Non si può crescere un bimbo, una bimba, nella felicità, nella serenità, nella bellezza, se non lo si irrora di pazienza, di accoglienza, di tenerezza, di sorpresa nella dolcezza, quando uno si sente così che ha sbagliato, essere abbracciati. Questa è la pasta della nostra vita, ma come si fa a vivere di giustizia? È impossibile, nessuno sopravvive con la sola giustizia. La giustizia è solo una parte della realtà. E se non c'è pazienza, ma come si fa a lavorare? Che luoghi di tortura divengano i posti dove si vive per la precisione, per l'esattezza? Ma abbiamo bisogno di larghezza di vedute, di indulgenza reciproca, senza che questo ci porti trasandatezza. Non è questo il punto. Qui la realtà è che abbiamo bisogno della misericordia sempre, comunque, partire dalla misericordia e arrivare alla misericordia. Questa realtà è l'altra risposta che abbiamo di fronte al dolore. Il perdono non è roba facile. Il perdono è la manifestazione dell'amore nel suo stato più autentico. E infatti chi non sa perdonare non sa amare. Non è possibile tenere in piedi un matrimonio senza misericordia. Non è possibile volersi bene fra fratelli senza dolcezza, senza perdono. È impossibile vivere, ripeto, senza misericordia. E questa misericordia non è un condono edilizio, è la verità della nostra vita. Non è un aggiustare tutto, un imbastire in qualche maniera le cose per scordare il passato e andare avanti. No, è la vera chiave della nostra storia, anche se a tutti ci risulta difficile, perché questo è un dono di Dio. Doveva arrivare il Signore Gesù per fare questo. È questo il proprium del cristianesimo, questo tipo di amore, che è un amore che è più forte della morte, che è un amore che è più forte del male. Questo tipo di amore è la soluzione, è la risposta. Noi abbiamo bisogno di accogliere questa frase del Signore Gesù, ripeterla al nostro cuore e dirla e emetterla. Ma che ne sappiamo noi del male? E però solo il Padre ci può donare questa cosa. Gesù dialoga con il Padre ed è lì lo spazio di questa cosa più forte della violenza, più forte del dolore, più forte del sangue versato, che è il perdono. Questo è un dono di Dio. Questo è qualcosa che il Signore Gesù porta nel mondo. Infatti noi dobbiamo considerare una cosa. Questo evento, l'inizio della crocifissione di nostro Signore con la proclamazione del perdono, sarà riprodotto dalla stessa mano, che è la mano di Luca, che scrive sia il Vangelo di Luca che gli Atti degli Apostoli, dalla morte nella esecuzione del primo martire, Stefano. Nel capitolo settimo degli Atti degli Apostoli viene narrato il suo martirio. Ed è impressionante ascoltare come lui muore. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano, che pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». Detto questo, morì. È piuttosto importante l'amore che Cristo ha avuto, inaudito, nuovo, passa nei cristiani. E ci sono tanti cristiani che moriranno così. E tante persone, tanti martiri, anche oggi, che sanno perdonare i loro uccisori, che sanno amare i loro aguzzini. Questo amore è l'amore del perdono. Questo è un dono che solo Dio può mettere in noi. Thank you.
La musica di Haydn è una musica serena. Perché mai? Dopo una frase tanto drammatica, è perché chi perdona trova pace. E qui è il punto. Il perdono è anche la più profonda intelligenza esistenziale. Perché il male subito può restare in noi e c'è doppia ingiustizia. Il male che ci è arrivato addosso e la nostra vita che viene segnata definitivamente da quel male, per cui passiamo la vita a fare i conti con quel che ci è successo. Chi perdona esce dal meccanismo del suo aguzzino. Chi perdona diventa libero dal male subito. Il perdono è la vera guarigione. Chi perdona trova la pace. Infatti, la musica, appunto, molto sapientemente, sottolinea un aspetto pacifico, luminoso, è serena, è un'assoluzione data dal Signore a tutti noi. Lasciamoci invadere dalla pace del Signore Gesù che ci guarda senza accanimento, senza durezza. Viviamo sotto questo sguardo perché ne abbiamo bisogno, come abbiamo già detto. E pensiamo una cosa, la vera via d'uscita dal male è il perdono. Il male che abbiamo subito lo metabolizziamo e lo facciamo diventare forza interiore, luce, quando finalmente, per grazia di Dio, ce la giochiamo con il Padre, come fa Gesù sulla croce, e diventa parte della pedagogia di Dio nei nostri confronti, parte della nostra salvezza. E verso chi ci ha fatto del male si può emettere una serena sentenza di assoluzione, un'accoglienza, come il Signore Gesù, perché perdonare, ripetiamolo, è guarire. Ascoltiamo questa musica di Haydn e lasciamoci permeare dallo spirito sereno di nostro Signore Gesù Cristo. Le ultime parole. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle sette parole di Cristo sulla croce. Prima parte. Padre, perdonali. Realizzazione di Monia Parente. Le ultime parole.
Catechesi di Don Fabio Rosini sulle sette parole di Cristo sulla croce. Seconda parte. Oggi sarai con me. Ci mettiamo in ascolto della seconda delle parole che il Signore Gesù dice sulla croce. La prendiamo dal capitolo 23 del Vangelo di Luca, i versetti 39, 40, 41, 42, 43, che preparano la frase di Gesù. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava. «Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità, io ti dico, oggi, con me, sarai nel paradiso». Ecco che meraviglia questa parola, come tutte e sette queste parole saranno balsamo per il nostro cuore e luce. Oggi tu sarai con me nel paradiso. Il ladrone, come viene detto normalmente, il malfattore, il condannato a morte che da se stesso riconosce di aver meritato quella condanna, e in realtà ogni uomo sa di essere condannato a morte, biologicamente, ma se ha un po' di contatto col suo cuore, sa che c'è tanto di irrisolto in sé e di colpevole in sé. Questo uomo è umile, questo uomo riconosce che si è procurato da solo il male che sta vivendo e che la sua vita è diventata una storia di morte per i suoi errori. L'uomo trasforma la sua esistenza in una storia di morte per i suoi propri errori. Il peccato, da Genesi 3 in poi, sappiamo che è l'introduzione al nulla. Noi crediamo che sia la via per una vita più divertente, più gustosa, più autoaffermativa, è invece un atto sempre autodistruttivo. Questo uomo lo riconosce. Questo uomo rimprovera colui che ha appena aggredito Gesù. «Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi». Ma è veramente cattivo questo cosiddetto ladrone cattivo? No, è un uomo normalissimo. È un uomo che però cerca di trovare negli schemi religiosi la soluzione. Se questo è il Messia, ma se veramente lo è, dovrebbe salvare se stesso. E visto che ci sta, salvi pure noi. Ecco, il problema è che queste due cose stanno un po' in contrapposizione fra di loro. Chi salva se stesso non salva gli altri. Chi salva gli altri salva anche se stesso. O io mi occupo del farmi i fatti miei, di salvare me stesso, o io mi occupo dell'amore, della vita degli altri. E quando mi occupo della vita degli altri io perdo la mia, sì, ma in realtà perderò la mia vita in questo mondo, ma la troverò, come dice il Signore stesso. Ecco, il Signore sta lì, silente, che si becca queste aggressioni anche dalle persone che stanno ai piedi della croce, prima i soldati stessi, il popolo, i capi del popolo, che lo deridono in questa chiave. Ma questo ladrone, questo malfattore umile, riconosce la sua condizione e fa una domanda, fa una richiesta. L'unica cosa che può provare a fare in questi ultimi minuti della sua vita: chiedere aiuto a questo uomo buono che ha accanto. In questo uomo però riconosce un re. Questo uomo che ha appena ammesso di essere un condannato che ha meritato la condanna, però riconosce di avere accanto un re. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.
quando entrerai nel tuo regno. Ecco, Gesù quindi va verso un regno, entrerà in un regno. Malgrado stia morendo, malgrado è un condannato, questo uomo poveramente professa una fede straordinaria, perché è stato accanto a lui, ha sentito, come dicevamo, e che è nello stesso Vangelo di Luca, che questo uomo mentre lo crocifiggevano emetteva perdono, rispondeva con il perdono, ha capito che c'è qualcosa di grandioso in questo uomo, che non è salvezza di se stesso, che è amore, che è apertura della porta del perdono per tutti. Allora, cosa chiede? Chiede di avere un posto nella memoria di Gesù. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. C'è qualche cosa verso cui andiamo. Sono un uomo di questo popolo anch'io. So delle speranze, non da tutti condivise, ma delle speranze di un'altra vita, di un luogo dove andiamo, di un regno verso cui ci muoviamo. Ricordati di me, portami là. In fondo questo malfattore è il primo santo della storia della Chiesa, canonizzato da Gesù stesso, perché Gesù ha dichiarato questo di questo uomo. Ma è interessante avere uno spazio nella memoria di Dio. Dobbiamo ricordare che tutta la liturgia è memoria. La memoria di Dio è la sua consapevolezza, la nostra memoria è la nostra consapevolezza, è il suo cuore, ciò che abbiamo a cuore, ciò che ricordiamo. Ecco, avere uno spazio nel cuore di Gesù. Ce l'abbiamo uno spazio nel suo cuore? Sì che ce l'abbiamo. E la sorpresa è questa. Ricorda di me quando entrerai nel tuo regno. Un futuro che è indefinito. Chissà quando verrà. Chissà che tempo c'è, se un tempo c'è, dopo la morte. Chissà cosa succederà, ma verrà un giorno. Colui che viene, colui che aspettiamo, il Messia, sei proprio tu. E quando entrerai nel tuo regno, ricordati, dammi un posto, prendimi con te. E la prima sorpresa è questa. In verità, io ti dico, questa introduzione è un'introduzione nobile, seria, grande, che indica che c'è qualcosa di molto grande che sta per essere detto. Oggi con me sarai nel paradiso. Il primo punto è oggi. Non è chissà quando, è oggi. La vita che Dio dà salta i limiti del tempo, non è una realtà che dobbiamo attendere, che verrà scandita, non sappiamo quando, secondo quella suddivisione del tempo che conosce. No, no, no. È un oggi, quando si entra nella memoria di Dio, quando si entra in relazione con Dio. Si entra in un oggi, che è l'oggi di cui parlerà il capitolo 4 della lettera agli ebrei, che è l'oggi della salvezza, entrare in una cosa che è totalmente diversa. Quell'oggi che ricordiamo in ogni Padre nostro, che è la cosa più importante della nostra vita, è vivere nella realtà. Questo oggi è la salvezza e ha un colore ben preciso, un colore che dobbiamo vedere. Per godere della bellezza di questa frase di Cristo crocifisso, noi dobbiamo anche metterci di fronte plasticamente a quello che questo brano ricorda, racconta. Ma chi è Gesù in quel momento? Il malfattore buono, così come ripetiamolo, diciamo per tradizione, lo riconosce re
e lo riconosce in possesso di un regno futuro. C'è un futuro per questo uomo che sta morendo accanto a lui, e lui chiede questo malfattore di essere associato a quel futuro, di entrare nel futuro di Gesù, nella sua memoria, come abbiamo detto. Ma che cos'è Gesù in quel momento? In quel momento è un crocifisso, per l'appunto, eppure promette il più grande dei doni. C'è qualcosa più grande del paradiso da dare alla nostra vita? Se qualcuno crede che esista il paradiso, non c'è niente più importante del paradiso. Gli anni belli e difficili della nostra vita sono solamente il preludio di un tempo che non è un tempo. Il paradiso, la felicità, la pienezza, dove ci aspettano i nostri cari, dove c'è la pienezza, chi ci darà il paradiso? Quanti paradisi artefatti noi andiamo cercando, e quante volte le ideologie politiche, le promesse della gente, le soluzioni della scienza hanno promesso paradisi artificiali, irreali, che non si sono compiuti, palliativi, non veri paradisi. Ecco, chi lo darà il paradiso al mondo? Questo uomo che può spalancare per l'uomo la porta della pienezza è un uomo legato mani e piedi. Se c'è un uomo che è inutile, è un uomo crocifisso. Se c'è un uomo che non serve a niente, un uomo che è impotente, non può fare niente per nessuno, è Gesù sulla croce. Un crocifisso è un essere ridotto all'inattività. Curiosamente, questo uomo fa l'atto più importante della storia. È assolutamente certo che sotto il punto di vista anche umano, la crocifissione di nostro Signore, fatto salvo l'aspetto che c'è chi non crede nella sua risurrezione, tanta gente, ma nella sua crocifissione è un fatto storico, è raccontato da altri dati, da altre fonti, è una cosa con cui la storia umana ha fatto i conti, per forza. Non c'è storia più importante di questa, non c'è storia più citata di questa, non c'è realtà più conosciuta nella storia della storia di questo uomo. Bene, che cos'è la storia di questo uomo grandioso che metterà un punto nella storia umana e darà una svolta? È la storia di un uomo che è ridotto all'inutilità. Questo uomo inutile elargisce il paradiso, perché è completa consegna nella volontà del Padre, nella volontà di Dio. Vedremo in un'altra meravigliosa frase questo atteggiamento di Gesù. Però è interessante. Questo uomo che elargisce prima il perdono e quindi la salvezza, prima l'assoluzione e quindi la vita nuova, come abbiamo visto nelle prime due parole, è un uomo che non ha mani per agire, non ha gambe per correre, non ha cose da poter fare, ha un cuore per amare. Questo cuore, che è il cuore stesso di Dio, per la unione delle due nature, la natura divina, la natura umana, nel Signore Gesù, questo cuore di Dio nel cuore umano, questo spalanca il paradiso. Questo è il luogo, l'atto, la situazione in cui si arriva alla pienezza. Noi siamo innamorati della nostra abilità, noi siamo innamorati delle nostre attività, siamo ossessionati dalle nostre capacità e stressati da tutte le cose che ci imbarchiamo a fare e tutte le cose che diventano poi la nostra tortura. Ecco, non è questo quello che ci salva. Certo che le cose ci stanno da fare e bisogna farle, ma altro è attendersi la salvezza da ciò che facciamo, altro è attendersi la salvezza dal Signore. Altro è capire che noi abbiamo da abbandonarci, abbiamo da lasciarci salvare dalla sua incredibile, poderosa inutilità. Altro è continuare a vivere nell'ossessione, nella domanda: cosa devo fare, cosa devo fare, cosa devo fare? Fatti salvare, fatti amare, fatti prendere, fatti introdurre nel paradiso. Quel malfattore ha capito tutto. Poteva solamente confidare nel cuore di quest'uomo. Gli ha detto: abbimi a cuore, tienimi nel cuore.
se mi tieni a cuore, arriverà qualcosa di grande. E infatti il cuore di quest'uomo salva il mondo intero. E arriviamo al mistero più grosso di questa frase, all'aspetto più profondo. La frase dice: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Ecco, noi abbiamo tutta la nostra attenzione rivolta, sbilanciata, su una polarità di questa frase, il sostantivo, il paradiso. Abbiamo già sottolineato che c'è la sorpresa dell'oggi. Non è detto sarai con me nel paradiso. No, oggi tu sarai con me nel paradiso. Cioè, questo oggi ha una rilevanza in questo preciso momento. Questo che stiamo vivendo, come abbiamo già detto, è già aperto su qualcos'altro. Però, appunto, noi pensiamo a questo tipo di indicazione. Guarda che oggi arriviamo al paradiso. No, non è tanto questo. Oggi con me sarai nel paradiso. Quel essere con me è il vero centro della frase. Oggi che stai con me in croce, oggi starei con me nel paradiso. Perché stare nel paradiso è stare con me. Che cos'è il paradiso? Noi abbiamo attraverso questa frase una rivelazione di che cos'è veramente la meta della vita umana. Stare con qualcuno. E Gesù dice stare proprio con me. La nostra vita è una chiamata all'amore, la nostra vita è una chiamata alla relazione. Noi crediamo di costruire cose e di poter stare bene perché cerchiamo comfort, possessi, successi, appagamenti, piaceri. Tutte queste cose possono essere trappole che ci chiudono nella solitudine. L'inferno è la solitudine. Il paradiso è la comunione. Il paradiso è stare con qualcuno, è avere una relazione bella. Ma che cosa c'è di bello nella nostra vita se non condividere le cose con qualcuno? Ma se ci succede qualcosa di bello, dobbiamo dirlo a qualcuno. Ma se ci succede qualcosa che ci riempie di gioia, la cosa più bella è condividerla. Ed è più bello condividerla magari che la cosa stessa in sé. E la nostra vita è orientata alla relazione e il compimento del paradiso sarà la relazione, stare con lui, stare con Gesù. Ma pensarci un po', stare insieme a qualcuno. Quante volte ci stanno quei bimbi che vogliono stare con te, no? E loro gli basta stare lì accanto a te, a disegnare da una parte, stanno con te, sono contenti di quello, gli basta quello, che tu stai lì, che non c'è bisogno di fare chissà che cosa. Dici, che faremo in paradiso? Staremo insieme. E poi qualunque cosa facciamo, come ci può dire un amico, vediamoci, ma che dobbiamo fare? Ma che ne so quello che facciamo. L'importante è che stiamo insieme, anche se dobbiamo fare una passeggiata e basta. Sarà bello fare una passeggiata con te, sarà bello stare insieme, vivere insieme, unirsi, la comunione, l'accoglienza, questo è il quadro. Gesù dice a questo uomo, io ti accolgo, starai con me. Dice, come sarà il paradiso, di che colore sarà, quanto spazio ci sarà, ma non è importante, il problema è che staremo insieme. Ma pensiamoci veramente a stare con il Signore Gesù, a fissarlo negli occhi, a essere uniti a Lui, a vivere con Lui, a stare col Padre, a trovare in Lui, nel Padre, tutti i nostri cari, a trovare nel Signore tutto il bene della nostra vita, della vita altrui. Ecco, questo è un po' il punto. Oggi con me sulla croce, oggi con me in paradiso. Vivere la croce insieme a Cristo vuol dire già assaggiare il paradiso, già sapere che sapore ha.
se viviamo qualche cosa, anche di drammatico, di serio, noi sappiamo una cosa, che nella comunione anche la cosa più amara diventa colorata di bellezza. Le cose più belle e più appaganti della vita, nella solitudine, sono amare, infelici, non ci servono a niente. Il paradiso è stare con Cristo. Terminiamo questa trasmissione sulla seconda parola di Gesù sulla croce, preparandoci ad ascoltare un breve passaggio della musica di Haydn, che su questa seconda parola mette una musica che è un misto fra dolore e gioia. È un dolore pacato, che sono le parole di un uomo che sta patendo appunto la crocifissione, ma è un dolore aperto sulla felicità, è un dolore che si rasserena, continua ad essere dolore, ma è un dolore che ha speranza, è un dolore che va da qualche parte, è un dolore che è verità, che è una verità che non conoscerà confini. Ecco, un'ultima parola, chi è questo uomo che va con Cristo per primo nel paradiso? Nell'oggi stesso della sua crocifissione. Ecco, questo uomo è la pecora perduta, è l'ultimo, è il peggiore dei compagni sotto il punto di vista umano, il migliore, perché è quello che non ha niente da difendere, è quello che può accogliere l'amore di Dio. Ecco, associamoci a questo malfattore. Noi siamo poveri, abbiamo tante cose da farci perdonare, però il Signore, con la sua tenerezza, può trasformare il nostro oggi, se è un oggi umile, se è un oggi che si consegna nelle sue mani, in paradiso, perché sta con noi, e può illuminare anche il patibolo con la sua presenza e farlo diventare l'ingresso nel regno dei cieli. Le ultime parole. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle sette parole di Cristo sulla croce. Seconda parte. Oggi sarai con me. Realizzazione di Monia Parente.
Le ultime parole. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle sette parole di Cristo sulla croce. Terza parte. Ecco tua madre. Entriamo nella puntata in cui ci occupiamo della terza parola che il Signore Gesù dice sulla croce, nella sua gloriosa passione. Leggiamola contestualizzandola all'interno del testo e come arriviamo a questa parola da qualche versetto prima. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro, non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice, si sono divisi tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre, «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo, «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo la accolse con sé. Ecco perché abbiamo voluto leggere sin dalla scena precedente il momento in cui Gesù vede davanti ai suoi occhi la spartizione delle sue vesti. Perché dobbiamo capire che cosa sta succedendo. C'è il momento in cui Gesù, una volta crocifisso, vede le sue povere cose, i suoi vestiti, quello che gli era rimasto indosso in quella notte tragica, in quell'alba di tortura, ecco, le vede spartire, vede che gli viene tolto tutto. Veramente molto importante considerare che il Signore Gesù, per salvare il mondo intero, non ha avuto bisogno di avere niente, assolutamente niente. Completamente spoglio di tutto, ha potuto compiere l'opera più grande della storia. Ma a questo punto, considerando che fino adesso tutto gli è stato tolto, lui passa a donare quello che ancora ha. Ai piedi della croce vede sua madre e vede il discepolo amato, che è l'autore del Vangelo. Ecco, che cosa fa? Li regala l'uno all'altro. Questa parola grandiosa, per cui regala il discepolo a Maria e Maria al discepolo, è questo atto volontario di Gesù che è arrivato lì, perché nessuno gli prende la vita, ma lui la dona, cioè non è un atto coatto, è un atto completamente autentico, libero, intenzionale. Ecco, lui qui lo sta iniziando a compiere, lo porterà a termine fino in fondo, addirittura dopo morto, quando dal suo fianco squarciato saranno effuse le realtà interiori, quando uscirà l'acqua e il sangue, ovvero sia la scomposizione del sangue in siero e plasma, ed ecco che anche il suo spirito sarà emesso prima ancora, e quindi la cosa che ancora lui ha è una madre che lo piange e un amico, un discepolo, che lo conforta. E cosa fa? Li guarda e li regala l'uno all'altro, cioè il Signore Gesù regala tutto. Questo uomo completamente spoglio continua a regalare cose. Ha regalato il paradiso, come abbiamo sentito nella parola precedente, al buon ladrone, e regala adesso gli uni agli altri. Che cos'è questo regalo? Che cosa è il regalo degli uni agli altri? Questo è la Chiesa. Compare questo fatto per cui noi, che siamo gente dispersa e tutti allineati nei nostri individualismi,
nelle nostre realtà piccole, nei nostri piccoli cortili mentali, diventiamo uno dell'altro. Perché chi ha stabilito che noi siamo fratelli? Questo linguaggio, che è un linguaggio che associa in una realtà familiare le persone, chi ha stabilito che un sacerdote si occupi delle persone che gli sono affidate e queste persone lo accolgano e si fidino di lui? Chi ha stabilito che le persone si leghino fra di loro? Il Signore dalla croce ha preso la vita di ognuno di noi e ci ha detto: tu hai questa madre, ci ha indicato la Chiesa, tu hai questi fratelli, e ci ha detto: tu hai questi figli, ti devi occupare di queste persone. E queste realtà qui non sono nate, innescate da nostre pulsioni affettive o da nostri meccanismi psicologici, no, dal Signore, che donando la vita per noi ci dona una nuova vita, che è una nuova famiglia. La Chiesa non è un luogo dove si stia per scelta sociale o per convenienza, anche se purtroppo non possiamo negare che nella storia si sono desiderati posti maggiori, minori, scelte, azioni, situazioni sulla base delle nostre povere, ridicole psicologie. Ma è il Signore che ci stabilisce tali. Chi può dire a un altro: tu sei mio fratello, tu sei mia sorella? Il Signore stabilisce questo vincolo sulla base della sua croce. Quel che noi dobbiamo rimarcare, ascoltando questa parola, è ciò che succede a Maria Santissima e al discepolo amato, a Giovanni. Bene, loro stanno dappresso alla croce. Maria sta, con questo verbo che è diventato spina dorsale di questa spiritualità profonda, lo Stabat Mater. Maria che sta presso la croce, non scappa, sta lì di fronte al dolore più straziante che ci possa essere, la morte di un figlio. È molto più facile affrontare la propria morte che non la morte di un figlio. C'è qualcosa di acuto, di profondissimo, è il linguaggio che Dio conosce molto bene. È il linguaggio di Abramo, che deve entrare nell'ipotesi di perdere suo figlio, perché in realtà questo adombra ciò che Dio Padre stesso sta facendo. Qui non c'è solamente Maria che sta perdendo suo figlio, qui c'è il Padre che sta vedendo soffrire, patire e morire il suo proprio figlio. E se qualcuno con superficialità può dire: sì, va bene, ma sa che poi risusciterà, lo risusciterà, questa è una notazione di una superficialità notevole. Perché vedere il proprio figlio soffrire è una cosa straziante. E puoi sapere tutto quello che ti pare, ma poter togliere il dolore a tuo figlio. E se noi che siamo così superficiali, insensibili e centrati su noi stessi sappiamo capire questo dolore, ma la nobiltà, la profondità, l'insondabile immensità di Dio che è amore sconfinato, che cosa è quel momento per il padre? Sta vedendo suo figlio morire. Ecco, e vediamo che in Maria c'è un riflesso, perché se c'è una cosa di cui proprio non può interessare niente a una donna che sta vedendo suo figlio morire è occuparsi di un'altra persona. In quel momento l'ultima cosa che può avere in testa una madre è che ci sia qualcun altro di cui occuparsi. Ma mi occupo di mio figlio, se permetti, ma sto accanto a lui, vorrei prendermi un pezzo del suo dolore, voglio stare qui. E invece accetta questa cosa, accetta in quel momento di fare cosa? Qualcosa che è nascosto sin dal dialogo enigmatico delle nozze di Cana, quando Maria
dice questa parola al figlio, vedendo che in quel matrimonio manca il vino, dice: non hanno più vino, hanno perso il vino, che è un'immagine della gioia, dell'allegria. Hanno perso allegria questi uomini. E Gesù risponde in una maniera così strana: che c'è fra me e te, o donna? È giunta la mia ora? Ecco, l'ora è proprio questa, cioè l'ora in cui quello che c'è fra di loro viene messo in discussione. Infatti quel che succede è che questa donna in quel momento inizia un processo che la porterà fino al momento che stiamo contemplando, cioè il momento in cui lei perderà il proprio figlio, perché il proprio figlio salverà gli uomini, darà il vino nuovo agli uomini, darà il suo spirito agli uomini. E allora Maria deve accettare, più di Abramo e come il Padre Celeste, di poter perdere il suo figlio per amore degli uomini. In un certo senso si può dire che in questo momento Maria sta vivendo la sua più profonda maternità, perché lei è madre di Cristo e ora diventa madre del corpo intero di Cristo, della Chiesa, cioè di tutti i cristiani. Il discepolo rappresenta tutti i discepoli. Ed ecco che qui noi contempliamo che lei perde il sublime per l'infimo, perde il re per lo sguattero, lascia il nobile per il degenerato, lascia il puro per il contorto, lascia il sublime per ciò che è ridotto male, scassato, incompleto, crepato, insoddisfacente, che è il nostro cuore, la nostra vita, il nostro essere. Ecco, Maria in questo momento accetta questa cosa qui e Gesù innesca e proclama questo regalo. E c'è qualcosa di immenso in questa realtà, perché qui si illumina la logica nascosta dell'amore, perché qui il possessivo perde la sua assolutezza. Se c'è una parola che dice un bambino, le prime parole di un bambino sono due fondamentalmente, e purtroppo l'ordine non è molto onorevole per noi umani. Tutti pensano che la prima parola sia mamma. In realtà la prima parola che dicono i bambini è mio. Comunque, poi c'è una sintesi, mamma, mia, ecco. Il punto è che i bimbi articolano queste prime labiali, mio, mamma, e qui è proprio questo quello che è in ballo. Il mio, questo è il nostro, la nostra condanna, il vivere ossessionati dal nostro, il mio, vivere per le cose mie, il possessivo. San Francesco d'Assisi dice che il contrario dell'amore è il possesso, per questo sposa Madonna povertà. Per questo c'è l'amore che chiede la povertà, perché sempre l'amore è donazione, oblazione, regalo. È regalo di che? Del mio, se no non è un regalo, se no è un passamano. Solamente le cose che sono veramente mie io le posso donare. Ecco, Gesù dona ciò che è più suo che... più suo non si può su questa terra, sua madre. Se c'è qualcuno che è suo, è questa donna qui. L'intima relazione fra questi due è irripetibile, unica. Non c'è nessuno più vicino a Dio di colei che lo ha generato su questa terra. Questo è proprio ciò che è di Cristo. Nel cielo ha il Padre e la relazione col Padre, sulla terra ha la Madre. La relazione con la Madre regala questa relazione. Qui il possessivo perde importanza e viene rovesciato. Qui passiamo a relazioni completamente d'amore. Maria e il discepolo perdono ciò che è loro per avere qualcosa che Dio dà. Perde Maria Gesù per avere il discepolo. Il discepolo in quel momento si deve staccare dal maestro per accogliere Maria, senza logicamente staccarsi da tutta l'obbedienza alla signoria, l'unione a questo suo signore e maestro, ma in realtà in quel momento lui diventa, secondo una identità che non aveva prima, Gesù che cambiava il nome alle persone, che incontrava qualcuno come Simone, gli cambia il nome in Pietro, gli cambia la famiglia a quest'uomo, gli cambia la generazione, gli cambia l'ordine di nascita. Ecco, questa parola nasconde questa vittoria sul possessivo, che è la libertà dalla nostra angoscia di autoconservazione.
Ecco, se abbiamo messo molto l'attenzione sullo scambio che Maria, aperte virgolette, subisce, chiuse virgolette, ecco, dobbiamo un pochino anche concentrarci sulla frase che dice al discepolo: ecco tua madre. Il discepolo deve accogliere questa madre. Cosa vuol dire accogliere questa madre? Cosa vuol dire compiere questa parola? Beh, come non possiamo non citare, non ricordare il motto di San Giovanni Paolo II, totus tuus. E alcuni pensavano forse che fosse l'indicazione di una persona particolarmente devota alla Vergine Maria. No, è sicuramente questo, ma ancor di più è il compimento di questo testo di Giovanni 19:27. Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo lo accolse con sé e aveva sentito nel versetto precedente: ecco tuo figlio, totus tuus, tutto tuo. Che cosa vuol dire? Questa è un'indicazione, è la nuova nascita, come abbiamo già sottolineato, è il passare a una nuova maternità, è l'entrare dentro una vita che è generata in altra maniera. Nello stesso Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, Gesù aveva detto: uno se non rinasce dall'alto non può vedere il regno dei cieli. Aveva risposto Nicodemo: ma come può un uomo nascere una seconda volta quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre? Ecco, qui si citava la madre. Ed ecco, scopriamo come si fa. La Chiesa, che è presente in Maria e che Maria fa presente con la sua vita, col suo essere, perché, come dice il santo beato Isacco della Stella, tutto ciò che si dice di Maria si dice della Chiesa, e tutto ciò che si dice della Chiesa si dice di Maria. Ed ecco, nascere da questa nuova maternità, nascere dalla Chiesa, nascere dal rapporto con Maria, è una nuova identità, appunto. E questo è un accogliere con sé, che significa tante cose: una intimità, un accogliere fra le proprie cose, alla lettera, accoglie come fra le sue cose Maria, ne prende possesso. Bisogna dire proprio a molti cristiani: ma prendi possesso di questo regalo, te l'ha fatto il Signore della Croce, ti ha regalato questa donna. Cosa ha da darti questa donna? Ha da insegnarti la fede, ha da insegnarti come si fa a entrare nel rapporto più bello e più profondo con Dio. Perché c'è l'altra frase che Maria dice nelle nozze di Cana, quella che dice dopo il dialogo enigmatico che rimanda a questo momento: qualunque cosa vi dica, fatela. La traduciamo sempre: fate quello che vi dirà. Ma appunto, qualunque cosa vi dica, fatela, perché lei è maestra di questo. Il Vangelo di Luca ha detto, ha raccontato come lei dice questa frase: avvenga di me secondo la tua parola. Ed ecco, nel Vangelo di Giovanni abbiamo questo insegnamento: fate secondo quel che vi dice. Imparare a obbedire alla parola, imparare a vivere nella fede, che è un atto di consegna alle promesse di Dio, a ciò che Dio ci dice, a ciò che Dio ci rivela. Ecco, noi abbiamo da accogliere questa madre, abbiamo da contemplare questa madre che ci accoglie, che ci prende, che ci consegna suo figlio, e lo perde anche se lo riavrà, in realtà lo perde su questa terra. E abbiamo da entrare in questo regalo che il Signore ci fa. Ecco, abbiamo vissuto finora e continuiamo a vivere questa esperienza sintonizzati con questa musica di Haydn, che compone, come abbiamo già detto, le musiche per le sette parole di Gesù sulla croce. E la musica che riguarda questa parola di Gesù è una musica che ha tutta la dolcezza materna, è la musica che sottolinea la dolcezza di questa donna, l'accoglienza gioiosa di una madre. C'è qualcosa di profondamente tenero in questa musica, ma è venata questa dolcezza di dolore. È il suo dolore. Lei sta vivendo un dolore spaventoso. Lei sta perdendo suo figlio, ma è madre. Ma si diventa sempre madri nel dolore. Il parto implica sangue.
anche questo parto, che è il parto della nostra vita di cristiani, cioè la nostra esistenza di associati a Gesù come i suoi fratelli e uniti alla sua stessa madre, è qualcosa che implica il parto da parte di Maria di vedere suo figlio morire. Deve vedere suo figlio morire per vederci nascere, per cui questa dolcezza, questa generosità venata di sangue, venata di dolore, venata di frantumazione della propria affettività. Il cuore di un uomo libero è un cuore pieno di cicatrici. Il cuore di una persona che sa amare è il cuore di qualcuno che si sa distaccare. Lei si distacca da lui, ma resta madre, perché diventa madre nostra, e quel dolore si incrocia con la sua dolcezza. È questa la sublime struttura di questo brano che adesso ascoltiamo. Ne ascoltiamo un pezzettino per poter capire un po', rimandando gli ascoltatori alla voglia di sentirsi tutte queste musiche con calma per intero. Le ultime parole. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle sette parole di Cristo sulla croce. Terza parte. Ecco tua madre. Realizzazione di Monia Parente. Le ultime parole. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle sette parole di Cristo sulla croce. Quarta parte. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Thank you.
In questo appuntamento arriviamo alla quarta parola che Gesù dice sulla croce, nell'ordine tradizionale di questa devozione delle sette parole di Gesù sulla croce. La ascoltiamo, è dal Vangelo di Matteo, il capitolo 27, i versetti 45 e 46. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3, Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, noi siamo di fronte a questa frase che dobbiamo ricordare. Essenzialmente è la citazione di un versetto della Bibbia. Essenzialmente è l'inizio del Salmo 22, che è un salmo particolarmente legato alla passione di Cristo. Questo salmo così antico, di secoli e secoli precedenti, parla di un percorso. Si parte da questo grido, si arriva ad una gioia indicibile che proclama qualcosa che sarà narrato di generazione in generazione, e passa per una sofferenza lancinante, a frasi del tipo: hanno forato le mie mani e i miei piedi, si dividono le mie veste, sulla mia tunica gettano la sorte. È proprio una realtà che profetizza ciò che è successo al Signore Gesù. E questo salmo ci dà la filigrana di questa frase. Questa frase è qualcosa che rimanda a tutto il salmo, e tutto il salmo è proprio il processo, l'avventura, la dinamica pasquale. Si parte dal dolore per arrivare alla gioia. In genere nella nostra vita si parte dalla gioia per arrivare alla sua morte, alla sua fine. Si parte dall'allegria, si parte dall'intontimento, si parte da un momento di appagamento per arrivare allo sfaldamento, alla dissoluzione, per arrivare al nulla. La nostra vita sembra una rincorsa al nulla. E invece qui si proclama che dal dolore si parte per andare da qualche parte. In realtà questo è appunto ciò che chiunque voglia veramente capire questa frase deve tenere presente. Questo Salmo 22 è essenziale per capire ciò che Gesù sta dicendo, perché è una citazione assolutamente letterale del Salmo, cioè addirittura lo vuole dire in ebraico, nemmeno in aramaico. Direttamente in ebraico sta citando proprio le scritture. Non si può prendere questa frase se non in questo senso. Però resta, come sempre nel Vangelo, un altro livello, altri livelli di lettura, soprattutto in un momento come questo e di fronte a una frase così tragica, drammatica. Siamo di fronte al dolore e al momento più acuto del dolore, il non senso totale, il momento in cui le cose non hanno più nessuna prospettiva. Dobbiamo capire che questo momento viene introdotto da una notazione ambientale molto molto peculiare. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Stiamo parlando delle ore più luminose del giorno. Da mezzogiorno alle 3 sono le ore assolutamente in cui il sole batte, sfrutta tutto il calore che c'è stato precedentemente, ed è questo il momento in cui proprio c'è luce. È il momento della luce e in quel momento c'è buio. Tanta gente sembra stare nella luce, ma non ha luce. Tante volte nella nostra vita ci vendiamo per allegri, per scodinzolanti, per tutti contenti della nostra vita, ma in realtà dissimuliamo un grande vuoto interiore. Può capitare a tutti. E la realtà è che questo sole, che è il sole di questo mondo, viene spento. È la negazione del quarto giorno della creazione. La creazione si sta rovesciando perché c'è una nuova creazione. L'inno della Chiesa dice: dinanzi alla sua gloria anche il sole si oscura. Sì, perché in quel momento il sole è questo uomo che ama, è questo uomo che sta dando la vita. La luce del mondo è lui. Ma cos'è questo buio? Cos'è il buio per l'uomo? Perché la avventura più incredibile e straordinaria deve andare in onda senza luci? Perché questa è la nostra condizione, e Gesù si sta incarnando fino in fondo in questa condizione.
deve venire Cristo a salvarci. E dove deve venire? Nel nostro buio. Cos'è il buio per l'uomo? Il luogo dove gridiamo: sono solo. Dove sei? Dove sono gli altri? Dov'è Dio? Ma perché sto qui? Ma che senso ha la mia vita? Ma questo a che serve? Ma perché non c'è soluzione a questa situazione? Perché mi sento abbandonato. La psicodinamica dice che la paura primordiale, essenziale, che è la paura del neonato, è la paura dell'abbandono. La paura dell'abbandono si cripta dentro mille paure che noi abbiamo. La nostra solitudine è la nostra morte. Essere soli e non essere nella vita coincidono come esperienza esistenziale. Allora, da questo buio tutti noi gridiamo il nostro bisogno di essere visitati, di essere presi e non abbandonati. La paura di essere lanciati nella vita, come in maniera primordiale, assolutamente precategoriale, succede ad un neonato che esce dal grembo della mamma e piange, trema. Perché? Perché c'è il dolore, ma anche perché: che succede? Dove mi portate? Chi c'è? C'è qualcuno? Infatti si rasserena solamente quando si avvicina al grembo della mamma, viene posto sul petto della madre e sente l'odore, che è il primo senso che funziona appena si è nati. Sente l'odore della mamma e dice: questa la conosco, questa, c'è qualcuno, c'è qualcuno. Quella paura di essere abbandonati, di essere lanciati nel nulla, finisce mai nel nostro cuore? Termina mai? Ecco, se il Signore Gesù vuole salvarci, deve mettersi proprio nella nostra condizione. Ecco, possiamo tranquillamente dire che in questo momento il Signore Gesù tocca la vetta dell'incarnazione, cioè diventare uomo, Lui, figlio del Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero dal Dio vero, si è fatto peccato, dice San Paolo per noi. Che cosa vuol dire? Ha fatto peccati? No. Si è messo nella condizione di chi ha fatto il peccato. Chi fa il peccato si è staccato da Dio. Chi ha fatto il peccato è lontano da Dio, ha negato l'amore di Dio, non si è fidato di Dio, anche se non se n'è reso conto nemmeno di farlo, e ha affermato con un atto, che è il peccato, la propria totale autonomia, che la vita obbedisce solo alle sue proprie categorie. E questa è la condizione che ci condanna all'estraneità con Dio. E il Signore Gesù va lì, in questo posto, come se una persona sia stata condannata a morte per un delitto fatto in una di queste società che ancora hanno questa tragica condanna, che è la condanna a morte, e succede che qualcuno vada al posto suo per prendere su di sé tutta l'angoscia di un condannato a morte, tutta l'angoscia del nulla che gli arriva addosso, tutta l'angoscia della sua vita che finisce e delle cose che sono senza senso, ancor più perché uno non se lo merita. Ecco, lui sta lì dentro la massima angoscia dell'uomo. Ecco, entriamo ancora meglio in questo atto di Gesù, in questo momento che Gesù vive. Essendosi fatto peccato, nel senso di aver preso le conseguenze del peccato su di sé, essendo morto come un malfattore, condannato dal suo popolo, rifiutato dai capi, dileggiato dagli estranei, dai passanti, insultato da tutti, e lasciato nel più completo fallimento, lui vive che cosa? Non tanto la lontananza dagli uomini, ma questa condizione grida ciò che appunto è ciò che lui non può conoscere. Lui non può conoscere l'estraneità al Padre. Lui non conosce lo stare lontano da lui. Lui nel Vangelo di Giovanni dice: io non sono solo, il Padre è con me, il Padre mio opera in me sempre, io faccio ciò che ho visto fare al Padre, io sono con il Padre e il Padre è in me, lo ha detto in tante bellissime forme,
E cosa significa questo? Che proprio questa è la sua vita, come abbiamo già detto nel secondo articolo del nostro credo, del simbolo della fede: Dio da Dio, luce dalla luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, attraverso queste parole che non sono algebra teologica, ma sono qualcosa di molto serio, molto profondo, che nella Chiesa paleocristiana sono state un frutto bello della vita cristiana, che permetteva di capire questo della vita intima di Dio. Ecco, questa è la sua condizione. Lui è perché è dal Padre. Cosa è vivere senza il Padre per lui? È l'estraneità della sua esistenza, è la negazione di sé, è la cosa più assurda che possa capitargli, la scomunione con il Padre, sentire il Padre lontano, non sentirsi vicino il Padre. Il Padre fa un passo indietro perché lui deve vivere fino in fondo la condizione di uomo, che purtroppo è la condizione di chi ha saputo dire di no al Padre. Ecco, questo a Gesù gli dà terrore. Infatti è questo ciò che lui combatte per accogliere come il disegno del Padre per salvare gli uomini. È questo che lui al Getsemani suda sangue. Lui suda questa perdita, questa vita, questa realtà che rappresenta questo luogo impensabile. Lui che è felice di stare col Padre. Lui che esiste perché è Dio da Dio e luce da luce, Dio vero da Dio vero. Allora che succede? Che noi vediamo che lui sta entrando in qualche cosa che è la massima tortura, più forte della tortura fisica, la lontananza di Dio. Pensare queste cose, che è difficile un po' spiegarle, perché qual è la nostra condizione di uomini? A noi l'idea di stare lontani dal Padre non ci spaventa per niente, anzi, un po' ci annoia tante volte l'idea di stare con il Padre. Noi che abbiamo subito la catechizzazione profonda del Padre della menzogna, che ci ha detto che stare lontano da Dio non è così grave. Noi siamo abituati a non stare con Dio. Noi siamo un po', mi si passi un esempio veramente di basso livello, come gente che vivendo in città non sa più che cos'è il sapore dei cibi genuini. Gente che è abituata a cose artefatte, trattate, create a botte di chimica e di manipolazione, non senta più interesse per le cose che sanno di fresco. E invece qualcuno che venga da un mondo sano, buono, da una realtà rurale dove si mangia quello che è appena prodotto, appena colto, e che venga qui e senta tutto sporco, contaminato, slavato e nello stesso tempo greve, aggressivo. Ecco, Gesù viene dal rapporto col Padre, e la nostra vita mediocre di autonomi, individualisti, spaccati fra di noi e lontanissimi da Dio, gli dà orrore. È come mangiare spazzatura per lui. E a noi in realtà queste cose ci piacciono, ci siamo abituati, e l'idea di mangiare cose semplici, autentiche, ci annoi, ci interessi molto poco. Ecco, Gesù è entrato con tutta la sua nobiltà, col suo essere, con la sua persona bella, luminosa, dentro questa tenebra. Il peccato è lontananza da Dio, e lui entra nella lontananza da Dio. Ci deve entrare, perché è lì che ci deve venire a prendere. Lì dove non c'è luce, lì dove non c'è la luce del mondo, lì dove il sole non funziona, lì dove si è dentro questo buco, questa tana nera che è il nostro individualismo, che in realtà viene svelato per quello che è: dolore, solitudine e abbandono. Invece noi l'individualismo lo vediamo come una cosa appagante, come una cosa autoaffermativa. In realtà questo grido che tanti guardano con comprensione tutta da rivedere, con compassione tutta da riesaminare, ma perché è brutto che Dio ti abbandoni? Per Gesù sì, per noi non tanto. Per Gesù è mostruoso che Dio sia lontano. Questo dolore è un dolore che dice quel che dolore è e quel che dolore non è,
Il problema nostro non è non essere affermati, non essere appagati, non avere successo, non essere comodi. Il nostro vero dolore è non avere Dio nel cuore ed essere lontani dal suo cuore e non essere figli e vivere da bastardi, vivere da estranei e non accogliere l'amore di Dio. Abituati come siamo a fare questa cosa, abituati come siamo a pensare a noi stessi, noi dobbiamo lasciarci svelare questo dolore. È come se uno ti dica: mamma mia, che vai lì, che brutto posto, e tu sei abituato ad andarci lì e non ti rendi conto, e forse da questa frase inizi a dire: ma sì, è vero, è un brutto posto, Dio mio, non me ne ero mai reso conto di quanto è brutto, quanto è brutta questa cosa che faccio, quanto sono brutte queste cose a cui do spazio nella mia vita. Si incontra in questo grido il sublime, si incontra in questo grido ciò che veramente uno ha da cercare: che Dio non ci lasci mai, che non ci abbandoni in niente, che stia con noi nell'ora della tentazione, nell'ora della gioia, nell'ora del tedio, nell'ora delle difficoltà, nell'ora dell'allegria, che stiamo sempre con Lui, altrimenti niente ha sapore. Un'ulteriore notazione su questa frase è quel perché. Dio mio, dice questa frase, c'è un possessivo bellissimo, Dio mio, el, Dio mio, quel i che è un suffisso che indica la prima persona singolare. Dio mio, è affettuoso questo modo di dire, Dio mio, due volte. Perché mi hai abbandonato? Ecco, la parola perché in ebraico, lema, che dobbiamo analizzare, perché in tutte le citazioni noi abbiamo questo fatto: Dio l'ha voluta dire, il Signore Gesù l'ha voluta dire in ebraico. Allora, in ebraico che cos'è? È formata di due parti. Le, che è una particella che indica un moto a luogo, fondamentalmente, che però viene usato per il possessivo, ma anche per indicare nelle strutture questo movimento a qualcosa. Ma è cosa? Che, questo tipo di parola che indica la cosa, no? Abbiamo la manna, man hu, cosa, ma hu, questo. Le ma, alla lettera, significa a cosa mi hai abbandonato? È cacofonico, logicamente detto in italiano, ma verso cosa significa? Il perché, anche in italiano, per cosa, in vista di cosa. La domanda non è una domanda che dice semplicemente: è assurdo quel che vivo, e dimmi perché, in senso semplicemente casuale. No, è più aperto all'idea di una prospettiva di movimento, questa parola, piuttosto che a un cercare la causa, perché noi intendiamo la parola perché come la ricerca del colpevole. Ma perché mi hai abbandonato? E dobbiamo un pochino andare più verso il senso ebraico. Per cosa mi hai abbandonato? Per portarmi dove? Dove mi stai portando? Nascosta in questa domanda c'è un'apertura. Dio mio, Dio che sei mio, Dio che sei del mio cuore, dove mi stai portando? Mi hai abbandonato in vista di cosa? A questa domanda risponderà la risurrezione. A questa domanda risponderà il Padre, dopo che il Signore Gesù entra fino in fondo nella condizione mortale dell'uomo, il Padre nella risurrezione, dopo il tempo perché questa morte sia vero nulla, vera morte, vera condizione per cui il corpo di Gesù è realmente morto, non è stato un momentino. Ci sta quelle ore che sono necessarie perché sia dalla morte, che il Padre lo chiama, ma
questo perché ha una risposta. C'è il tempo che ci deve stare in mezzo, perché la risposta di Dio molto spesso è diversa da quello che noi ci aspettiamo e da tempi diversi dai nostri, perché è la sua sublime risposta, non la nostra angoscia o la nostra fretta, non va al nostro tempo. Ecco, questa domanda trova risposta, perché il Padre lo risusciterà. Ascoltiamo in conclusione di questa puntata la musica di Haydn, che è una musica molto interessante in questo caso, perché è solenne, come un po' tutta la musica di queste sette parole, ma è un dolore nobile, ma nello stesso tempo la caratteristica di questo pezzo è che conosce frasi che si spezzano. Ripetutamente ha una caratteristica di interruzione. Le frasi sono musicali, sono dette e spezzate, e cioè conoscono sospensioni. Cos'è questo? È un artificio musicale per parlare di una domanda. Questa musica è una domanda. Nella sua solennità però conosce questo fermarsi, questo domandare qualcosa e aspettare, rispondimi, il Padre risponderà. Ma qui c'è la domanda, in questa domanda dobbiamo entrare tante volte. Dove mi stai portando? Quando il dolore ci tocca fino in fondo, aprirci alla risposta di Dio, facendo veramente fino in fondo la domanda: dove mi stai portando? Ecco, ascoltiamo questa musica che è l'arte dell'attesa della risposta di Dio, è una ricerca e ci permette di mettere il nostro animo disposto verso l'opera di Dio. Le ultime parole. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle sette parole di Cristo sulla croce. Quarta parte. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Realizzazione di Monia Parente. Le ultime parole. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle sette parole di Cristo sulla croce. Quinta parte. Ho sete.
questo appuntamento arriviamo alla quinta parola che Gesù dice sulla croce nell'ordine tradizionale di questa avventura delle sette parole di nostro Signore Gesù durante la sua crocifissione. È dal Vangelo di Giovanni ed è la parola che riguarda la richiesta di Gesù di bere. Leggiamo il testo. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Ecco, noi dobbiamo innanzitutto notare appunto il versetto introduttorio a questa parola, «Ho sete». Tutto era compiuto. Lui sapeva di compiere la scrittura, di eseguire il piano del Padre. Cioè Gesù non va a caso, non è che fa le cose secondo un'iniziativa che segue l'istante, no. C'è un'intenzione e c'è una logica, c'è una sapienza, sapendo, dice, che ormai tutto era compiuto. Non è tanto il senso di ormai tutto era finito, allora dice questa cosa, no, è il senso di tutto si stava compiendo, tutto era nel suo compimento. Infatti questa sarà poi la parola successiva, perché queste due parole sono molto collegate. Il punto è che il Signore Gesù sta dentro una obbedienza al Padre, perché la vita che il Signore vivrà illumina le nostre vite come qualcosa che compie un disegno, qualcosa che non è secondo una casualità di fatti, ma c'è un piano di Dio per la nostra salvezza. Stare dentro questo piano è la strada per arrivare al bersaglio delle nostre vite. Allora, per compiere la scrittura, qui dietro ci sarà appunto la risposta dei soldati che gli daranno da bere aceto, avverrà questo fatto che lui chiede di bere, ma tutto questo non è semplicemente il fatto che lui deve dire questa cosa, no, questo corrisponde biologicamente alla sua condizione, e cioè quale? Lui è stato flagellato. Già era stato maltrattato, il punto è che ha già perso molto sangue nella flagellazione. Nella crocifissione continua a perdere sangue. Ci sono ferite di vario genere, ci sono le ferite sul cuoio capelluto che sono terribilmente copiose nella loro effusione di sangue, e per cui lui ha perso liquidi in una maniera inenarrabile e ha bisogno di bere. C'è una sete che è assolutamente, drammaticamente radicale in lui, che ha una necessità di reintegrare tutto quello che ha perso. Ecco, la sete è uno strazio particolare. La sete corrisponde a una necessità del corpo che è assolutamente insopprimibile. Non è governabile la sete. Dobbiamo considerare una cosa. Gli impulsi fondamentali di sete e fame sono un po' diversi fra di loro. Di fame si muore molto lentamente, ci vogliono giorni e giorni per morire di fame. Per morire di sete basta poco. Se una persona non beve, in capo a non molto tempo arriverà alla morte. La sete è un bisogno violento, interiormente parlando, biologicamente, fisiologicamente parlando. Ecco, siamo di fronte a questo strazio, ma questo ci ricorda una cosa, che il Signore Gesù non è un'idea, il Signore Gesù non è un'astrazione. La salvezza cristiana non è che è un tipo di filosofia o di bei valori o di buoni sentimentini o cose di questo genere. No, no, qui c'è un corpo concreto, perché la vita si vive nel corpo e il corpo è assolutamente necessario. Ed è una vita che passa, una salvezza che passa, una redenzione che è veicolata dalla fisicità. Noi dobbiamo considerare che, per esempio, c'è il grande padre della Chiesa, Ireneo di Lione, che dice, come abbiamo già detto altre volte, caro cardo salutis, la carne è il cardine della salvezza. Se la salvezza non passa per il corpo, non è autentica. Se la salvezza non è fisicità, è solamente idea, è solamente evanescenza, è solamente proiezione o ideale o modello che non serve a niente. Ecco, e questo ci introduce in un mondo. Con questo tema
della sete e del corpo bisognoso di Gesù, esprimendo questa domanda, Gesù sta parlando di un bisogno, come abbiamo già esplicitato. Ecco, il bisogno. Guardiamo un pochino questo tema delle nostre necessità, dei nostri bisogni. Innanzitutto esistono bisogni veri e bisogni falsi. Esistono bisogni reali, esistono bisogni indotti. Per esempio, tutto il mondo della pubblicità verte sulla creazione del bisogno, verte sulla amplificazione di una latenza di desiderio che diventa una necessità, per cui le persone finiscono per comprarsi cose di cui magari in altri tempi della loro vita hanno fatto tranquillamente a meno. Noi abbiamo tutta una serie di oggetti che sono diventati necessari per la nostra vita. Pensare a tutto il mondo della comunicazione, dei cellulari, tutte queste cose qui. Noi siamo in questa condizione che non si può fare senza. Non si può fare senza tutto un mondo di comfort, non si può fare senza una serie di realtà che poi, quando ci sono dei momenti un pochino più seri, quando ci sono dei momenti magari in cui bisogna affrontare delle cose drammatiche, delle cose più grandi, più importanti, uno scopre che ne può tranquillamente fare a meno. Ma questo tema del bisogno è un tema importante. Gesù sta dicendo una cosa che è proprio vitale: non si può vivere senza bere, e infatti lui sta per morire. Anche in funzione di questa sofferenza, tutto questo accelererà il processo molto veloce della sua morte, perché, come abbiamo già detto altrove, la crocifissione era una tortura molto lunga di durata. Infatti gli altri due crocifissi con lui verranno indotti alla morte dall'atto di vedersi spezzare le gambe, per cui vengono proprio condotti a morte veloce. E invece Gesù muore poco dopo. E per cui noi non stiamo parlando di qualcosa di indotto, ma di qualcosa di vitale. Ecco, cos'è il tema dei bisogni veramente affrontato? Cosa sono i bisogni nella nostra vita? Cosa sono i nostri bisogni? Veri o falsi che siano, noi abbiamo una forma di viverli che va illuminata, perché in questo momento Gesù sta vivendo il bisogno della sete. I bisogni possono essere interpretati da noi come imperativi categorici, come pretese, come assolutizzazioni, come impellenze violente che vengono accompagnate da una psicologia assolutizzante. Ovvero sia, ho un bisogno, ripetiamo, vero o indotto che sia, e questo bisogno diventa una aggressività. Quando assolutizziamo le nostre necessità, inizia qualcosa di pericoloso nella nostra vita. Ovvero sia, le necessità sono necessità, sono oggettivamente necessità, ma come le viviamo? Qui c'è uno spazio che sembra inesistente, ma è questo quello che stiamo illuminando. Cioè, noi normalmente pensiamo che se io ho una necessità, appunto, un bisogno, ho diritto di rompere tutto, sfasciare tutto pur di avere la cosa che ho necessità di avere. Questo è comprensibile, ma è la vita secondo l'impulso naturale. È una vita che è semplicemente ciò che madre natura ci fornisce. Ma la vita che Gesù sta portando va oltre. La vita che Gesù ci sta portando è una vita più grande. È una vita che, se non sa interpretare in un'altra maniera il tema dei bisogni, non sa interpretare in un'altra maniera niente. Noi dobbiamo pensare ai martiri, che sono di fronte al bisogno della sopravvivenza, cioè il bisogno dei bisogni per eccellenza,
Questo bisogno è interpretato come una cosa che è assecondabile all'amore. Cioè, l'amore diventa il vero bisogno. L'amore diventa più importante del bisogno. Infatti, l'amore implica questa assurdità, che si possa morire per qualcun altro, che si possa rinunciare a bere per qualcun altro, a mangiare, ad avere il necessario. È qui che noi vediamo l'amore. Quando è che noi vediamo un amore autentico nelle persone? Quando vediamo qualcuno che ci dà il superfluo, quando vediamo qualcuno che ci dà il suo necessario, quando vediamo qualcuno che divide con noi il pane che ha per sopravvivere o quando ci dà quello che gli avanza senza mettersi a rischio. Abbiamo visto l'amore quando qualcuno ha rischiato la vita per noi. Abbiamo amato quando abbiamo rischiato la vita per qualcuno. Allora, curiosamente, questo che sembra un ambito intoccabile, inderogabile, invece può conoscere nella potenza di Dio e per grazia ed è venuto il Signore Gesù per darci questo. Questo non è qualcosa che si può pretendere da nessuno. Questo è qualcosa che si può contemplare quando accade, vedere nelle persone, nei santi, nei cristiani che hanno una vita bella, formata. Possiamo vedere che viene toccata veramente la esistenza quando la stessa esistenza fisica diventa qualcosa a disposizione, come il Signore Gesù ha fatto con noi, come hanno fatto appunto tanti martiri e tanti altri cristiani. Si sono tolti il necessario, hanno rinunciato alla loro sete. Ecco, ma qui Gesù chiede, ho sete, cioè comunica questo fatto. Ecco, cosa significa questo? Anziché fare delle proprie necessità una assolutizzazione, fare delle nostre necessità un luogo di relazione, lì dove anziché pretendere, chiedere, anziché strappare, supplicare, domandare. È il tema della relazione con il Padre. Noi non capiamo fino in fondo quanto stiamo affrontando se non pensiamo che questo tema del mangiare, del bere, delle necessità è già stato affrontato lungamente in giro nella scrittura e nei Vangeli. Se pensiamo a Matteo 6 che dice non preoccupatevi per la vostra vita di quello che mangerete o berrete né per il vostro corpo di quello che indosserete, la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito. Ecco, e poi continua. Non preoccupatevi dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Ecco, cosa vuol dire? È curioso, ma non è che prima io mi assicuro la vita e poi mi metto in relazione con il Padre. Io, nelle cose che sono la mia assicurazione sulla vita, mi relaziono con il Padre. Cioè la relazione con il Padre diventa il luogo in cui io mi fido di Lui. E pensiamo che la prima tentazione che Gesù subisce nel deserto, che è analoga, che ricorda la tentazione di Eva davanti all'albero, che è la tentazione di mangiare, e lì il serpente crea un bisogno indotto, cioè crea una necessità che Eva non aveva, ed è molto interessante quel meccanismo, ma Gesù viene tentato, mangia, sono 40 giorni che non mangi, prenditi questo che è intorno e trasformalo in cibo, fa che le cose divengano in funzione della tua fame. E Gesù dice, ma io non vivo solo di questo, cioè troppo poco quello che mi stai offrendo, troppo poco quello che mi stai mostrando come possibile. Io vivo di quello che il Padre mi dice, io vivo della relazione con Lui, io vivo di quello che il Padre mette nel mio cuore come la sua parola. Ecco, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, dice il Vangelo di Matteo. C'è qualcosa che è compiere il piano del Padre, sapendo che tutto era ormai verso il suo compimento, per adempiere la scrittura. Ecco, allora qui è curioso. Lui ha un disperato bisogno di bere, ma questo è per stare nel piano del Padre. E questo illumina tutto. Tutta la nostra concretezza, la nostra vita, le piccole e grandi cose della nostra vita come un luogo dove in realtà possiamo entrare in relazione con il Padre.
Ancora dobbiamo considerare che proprio nello stesso Vangelo di Giovanni, al capitolo 18, al momento della cattura, Gesù ha detto: «Non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato?» È curioso. Cioè, Gesù sta bevendo. Tutta la passione è il calice che il Padre gli dà. Lui, nel momento del Getsemani, secondo i Vangeli sinottici, ha parlato di questo calice che, se deve berlo, che sia secondo la volontà del Padre. Allora, deve bere il calice che il Padre gli dà. È curioso, mentre il suo corpo ha sete, lui in realtà sta già bevendo. Il piano del Padre. Dobbiamo capire meglio, perché questa sembra un'iperbolica spiegazione che però non è molto, molto chiara subito. Dobbiamo capire che c'è sete e sete. C'è bisogno e bisogno, già lo abbiamo più o meno accennato, ma c'è un'altra sete. La curiosità è questa: quando Gesù nel deserto viene tentato di mangiare pure le pietre trasformandole in pane o pretendendo che siano pane, in realtà lui dice che non è che deve digiunare, lui ha da mangiare altro. Dirà al capitolo 4, che è molto importante per questo testo che stiamo leggendo, il capitolo 4 dello stesso Vangelo di Giovanni, è tutto sul tema della sete e della fame, principalmente appunto la sete, perché è il dialogo di Gesù con una samaritana ed è presso un pozzo. Tutto parte dal fatto che Gesù dice: dammi da bere, ho bisogno di bere, no? E questa donna risponde secondo una logica, secondo l'interessantissimo avvitamento del dialogo fra questi due, Gesù e la samaritana, che arriva fino a una rivelazione grandiosa e luminosa di Gesù. Ma è interessante che quando i discepoli tornano dopo il dialogo con la samaritana e gli offrono da mangiare, lui dice: ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Ed ecco che anche qui compare: io ho sete, e ha appena detto sta compiendo l'opera che il Padre gli ha dato, la scrittura, ciò che è stabilito per lui. Ecco, c'è mangiare e mangiare, c'è bere e bere, e qui si tratta di fare un salto di qualità. Contemplando la sede di Cristo, si tratta di fare quella cosa che il Signore ci dischiude e che è possibile e che è una richiesta che lo Spirito Santo fa al nostro cuore, quello di farsi portare ad un altro tipo di sete, fame. Ovvero, c'è chi continua ad avere sete, che ne so, di autoaffermazione, e un giorno scopre nel proprio cuore la sete di amore, scopre il bisogno di stare con gli altri, cercarli, volergli bene. Fino a quel giorno forse ha vissuto primariamente per affermarsi e per superare gli altri. Gli altri erano il piedistallo della sua propria sottolineatura egotica. E qual è il punto? Noi abbiamo sempre questo salto da fare. È il salto di qualità per cui si arriva ad un altro tipo di vita. Per cui io nelle persone non ho sete del mio ego proiettato, per cui le cose che voglio, gli altri diventano strumenti delle mie proiezioni, appunto, e dei miei successi, dei miei obiettivi, delle cose che vado cercando, dei miei piaceri. No, gli altri diventano persone. Cioè, la mia ricerca è proprio dell'altro. Quando mi interessa il cuore delle persone, ho sete del loro cuore. Chi evangelizza ha una sete. Chi evangelizza ha una brama. La brama di arrivare al cuore dell'altro ha una sete che gli fa dimenticare, e questo si sperimenta assolutamente, gli fa dimenticare i propri bisogni. Uno si dimentica anche di mangiare e di bere, uno si dimentica proprio delle necessità, si dimentica anche di prendersi un po' più seriamente cura di se stesso, perché ha a cuore la vita degli altri. Lo sanno tutti un po', quando c'è un bimbo da curare, malato, che piange. Esistono momenti di disperazione, ma esistono momenti luminosi in cui uno vede limpidamente che dimentica la propria sete per la sete dell'altro. La sete dell'altro diventa qualcosa che gli sta profondamente a cuore. C'è una sete che Gesù ha, ma non è quella che peraltro sarà irrisolvibile, perché quanta acqua dovrebbero dare a Gesù per ovviare a tutti i liquidi che ha perso? No, Gesù ha sete di noi, come compare nella spiritualità questa sete di Dio.
Dio, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, ha sete che noi abbiamo sete di Lui, ha sete di incontrarci. È come un bimbo che ha sete di uno sguardo, di una coccola, ha sete di amore, ha sete di relazione. Ecco, noi adesso ci ascoltiamo la bellissima musica di Haydn. Qui tocchiamo un pochino la vetta, a mio povero avviso, della composizione, perché la composizione è molto strana. In questa serie di pezzi che appunto Haydn fa sulle sette parole di Cristo, oppone sorprendentemente una musica molto allegra a una musica tragica, drammatica. Ma la musica allegra è una serie di pizzicati degli archi e di melodia gioiosa che rappresenta lo zampillare dell'acqua. A fronte di questo allegro zampillare dell'acqua ci sarà un grido, che è la sete dell'uomo, che è la sete di Cristo. Stare davanti alla bevanda e non poter bere. L'acqua bella, gioiosa, semplice e necessaria, e il bisogno di questa acqua. Ecco, questo illumina profondamente questo tema, ed è una musica bellissima in questo gioco fra questi due temi patenti. Pure all'orecchio meno educato alla musica appare subito chiaro ciò che Haydn vuole mostrare. Le ultime parole. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle sette parole di Cristo sulla croce. Quinta parte. Ho sete. Realizzazione di Monia Parente. Le ultime parole. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle sette parole di Cristo sulla croce. Sesta parte. È compiuto. Siamo arrivati alla sesta parola della passione di Gesù ed è conseguente direttamente alla parola precedente. Dopo che Gesù ha detto ho sete, gli viene dato l'aceto e appunto lui dice la parola seguente. Ascoltiamo il versetto 30° del capitolo 19 di Giovanni.
Dopo aver preso l'aceto, disse: «È compiuto!» E chinato il capo, consegnò lo spirito. Ecco, noi qui abbiamo gli equilibrismi del traduttore, che deve muoversi all'interno di una serie di espressioni che non possono essere rese completamente alla lettera, perché proprio la lingua italiana non ha la capacità di fare ciò che fa il greco qui, per cui bisogna andare con una perifrasi. Spieghiamoci meglio. Quando Gesù appunto dice questa frase, la vecchia traduzione che abbiamo usato per tanti anni diceva: tutto è compiuto, ed era proprio cercare di rendere fino in fondo l'espressione, ma era veramente allungare. Che cosa? C'è una sola parola lì. Gesù dice una sola parola, in greco tetelestai. Tetelestai è un perfetto che viene dal verbo teleo. Teleo è il verbo che indica quando una cosa arriva al suo compimento, arriva al bersaglio, arriva alla sua meta. Allora, con il greco, attraverso questa espressione, con un solo lessema, con una sola parola, si può dire questo: sono arrivato al compimento. Ecco, addirittura sto usando quattro parole. Allora, la vecchia traduzione diceva tutto è compiuto, perché voleva dare questo senso insito nel verbo di arrivare al compimento. Ma qual era il problema di quella traduzione? Che sembrava che la cosa più importante fosse la conclusione. Cioè, tutto è compiuto vuol dire giochi finiti, basta, ci possiamo fermare qui. E infatti subito dopo muore. Non è esattamente questo il senso. Infatti la nuova traduzione tenta di liberare da questo senso di chiusura, che dobbiamo spiegare perché non è esatto, e adesso la nuova traduzione mette semplicemente due parole: è compiuto, con l'ausiliare cercare di dire il compimento. Tecnicamente dovrebbe essere l'espressione come compiuto, cioè fatto, finito, ma ancora una volta avremmo il rischio di dare un senso. Il senso sarebbe: sono arrivato alla fine. Non è esatto. Dovremmo poter dire: sono arrivato al fine, cioè ho raggiunto lo scopo. Il tema non è ho finito il compito, ma ho eseguito la cosa fino a raggiungere la meta. Dobbiamo capire che più che un'intenzione di sottolineare tutto quello che c'è stato prima, viene sottolineato il momento. È come se è l'esultanza di un gol, di un bersaglio, di una vittoria. Può sembrare assurdo, ma in questa parola c'è qualcosa di glorioso. Gesù esprime, anche se può sembrare assurdo, esprime una gioia latente, la gioia di aver compiuto il piano del Padre, di mostrare quello che era venuto a fare, cioè fare fino in fondo la sua missione e eseguirla. Ho eseguito, ecco, ora si può vedere. E questo è il preludio all'atto di reclinare il capo e emettere lo spirito. Altro problema del traduttore, perché il verbo è donare, consegnare. Emettere anche si può dire, anche se è un pochino povera come traduzione. Allora è proprio il senso del dono, e la parola spirito è lo Spirito Santo, è proprio lo Spirito di Gesù, è lo Spirito del Figlio, è lo Spirito verso il Padre. Cioè parliamo di una cosa nobile, non è semplicemente l'espettorazione del povero fiato che ancora resta nel corpo di questo condannato a morte. È anche quello, ma molto di più. Allora dobbiamo comprendere questo, che Gesù sta compiendo qualcosa che ha annunziato nel dialogo compilato alla fine del capitolo 18. Nel primo interrogatorio di Gesù compilato, lui dice: «Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità». Qui, infatti, mostra lo scopo, il fine. E quando lui dice: ho compiuto il mio scopo, ho compiuto fino in fondo la mia missione, sono arrivato al bersaglio, lui sta dando testimonianza alla verità.
Infatti poi seguirà a questo fatto la contemplazione, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, cioè sarà mostrato in questo dono che fa Gesù di se stesso il volto di Dio. È la manifestazione completa di Dio. Nei Vangeli sinottici noi vediamo che a quel punto, quando Gesù muore, viene squarciato il telo del Tempio, il che vuol dire che viene tolta la cortina che separava, che impediva l'accesso al segreto di Dio. Vuol dire che in quel momento non c'è più niente da scoprire, perché il volto di Cristo crocifisso, il suo dono, il suo amore, la sua obbedienza al Padre, la sua vita di figlio fino all'ultimo istante, figlio del Padre Celeste, di cui si è fidato e a cui ha obbedito, è questa la rivelazione di Dio stesso. Ecco, noi capiamo che qui c'è il tema del raggiungere il bersaglio. Infatti, dobbiamo capire che questo è molto importante. Noi non possiamo che avere una vita intenzionale, illuminare i nostri scopi e illuminare il nostro cuore. Le nostre intenzioni sono il compimento del processo della consapevolezza, che però conosce lì la molla reale degli atti, lì nascoste nelle parti intenzionali della nostra consapevolezza ci sono le mete, i moventi della nostra vita. Qual è il nostro scopo? Cioè Gesù dice: io ho raggiunto lo scopo, questo era lo scopo, arrivare fin qui, arrivare ad amare gli uomini fino a questo punto e donargli tutto. A questo punto lui mostra a noi qual è lo scopo della vita umana, qual è il fine dell'esistenza, perché viviamo, che cosa abbiamo da fare. E questo è piuttosto importante, direi. In questa parola Gesù dice: questa era l'opera che dovevo compiere, sono arrivato al bersaglio. Appunto, questo è un'affermazione anche di completezza, di raggiungimento. Non è una parola che possa essere intesa come compiangimento o cose di questo genere. No, anzi, c'è latente il senso di una vittoria raggiunta, e dobbiamo accettare questa dimensione di senso, questo senso glorioso di questa realtà, che è una realtà terribile, la realtà della morte, come il fine a cui tendere. Beh, dobbiamo capire una cosa: c'è un gioco nella lingua sia greca che ebraica nella parola peccato. Anche in italiano pecca vuol dire mancanza, ovvero sia c'è qualcosa che è assente. Infatti noi anticamente dicevamo le nostre mancanze, e si possono dire frasi del tipo: tu pecchi di umiltà. Mai sentito un peccato di questo genere? No, vuol dire che ti manca l'umiltà. Allora, in greco e in ebraico la parola peccato, amartia in greco, atta in ebraico, vogliono dire sempre la stessa cosa: fallire il bersaglio, non avere mira. È interessante che Gesù dice: ho colpito il bersaglio, sono andato al centro della vita. Il peccato è non andare al centro, il peccato è sbagliare la mira, il peccato è andare fuori dalla nostra meta reale, non arrivare al traguardo della vita. Ecco, questo è molto importante. Perché noi, quindi, attraverso questa parola, siamo come resettati, interrogati su quali sono i nostri scopi, quali sono le nostre mete.
Siamo di fronte a qualcosa di necessario, mentre di ogni atto che facciamo, di ogni pensiero che culliamo, di ogni sentimento che viviamo, noi dobbiamo chiederci qual è lo scopo, dove mi porta, qual è la cosa a cui tende questa opera, questa situazione, questa scelta. Ogni atto umano, ripetiamo, è intenzionale. Ogni atto umano mira per sua natura ad arrivare da qualche parte. È terribile quando gli uomini vivono senza avere lucidità su questa loro dinamica interiore, senza avere il senso del fatto che comunque parlino o tacciano, si muovano o restino, stanno esprimendo un fine. E il problema è questo: questo fine lo scegliamo noi? Il fine della vita umana è una cosa che si può eleggere? Senza ombra di dubbio noi lo eleggiamo, senza ombra di dubbio nella nostra libertà risiede una condizione, quella per cui noi andiamo verso il fine che ci interessa veramente. Un rabbi del secolo precedente a Gesù, Rabbi Hillel, diceva questa frase: «Verso il luogo che io amo, là mi portano i miei piedi». Io vado verso ciò che desidero, io vado verso ciò che è il mio vero scopo. Noi giriamo, giriamo, facciamo, dissimuliamo, promettiamo, però alla fine finiremo sempre per fare ciò che veramente ci sta a cuore. Anche magari sottomettendoci a schiavitù e a sudditanze di qualche genere, è perché lo vogliamo un po'. La libertà si perde sempre con una certa collaborazione, la libertà vera, quella interiore, si perde sempre perché uno a un momento la consegna in vista di uno scopo che gli è sembrato più importante della sua propria libertà. Anche quello è, in certo senso, libertà. La trappola è pensare che noi dobbiamo scegliere il nostro fine. L'ascoltatore forse in questo momento avrà un momento di difficoltà nel seguire, o meglio ancora nell'accettare quanto ho da dire. Ma non è vero che noi dobbiamo scegliere il nostro fine. Il fine ultimo della nostra vita non è da scegliere, perché è già stabilito. Noi non siamo persone che possono interpretare se stesse in una forma che nega la nostra verità. Noi siamo dentro una felice predeterminazione che non è logicamente una predestinazione, ma siamo determinati per esempio dal nostro DNA. Noi dobbiamo capirla questa cosa qua. Cioè, se un gatto vuole diventare un cane, non ci riesce, non c'è niente da fare, perché il suo fine, la sua realtà lo veicola automaticamente verso l'istinto di un felino. E se un cane che è un segugio cerca di diventare un uccellino, funziona piuttosto male. E noi siamo dotati della libertà di scelta. La nostra libertà di scelta non è una libertà di poterci interpretare come ci pare e comunque compierci. No, compierci è collegato a come siamo fatti, è scritto nel nostro DNA esistenziale. E qual è il nostro DNA esistenziale? Posso sapere io perché sono nati i bimbi e le bimbe che oggi stanno venendo al mondo? Sì, lo so già. Il loro fine è già determinato. Lo sappiamo tutti. Il problema qui non è sceglierlo, il problema qui è accettarlo. La meta della vita non è vero che si sceglie. La meta della vita si scopre e piano piano si identifica e si accoglie. Ma in maniera molto semplice la possiamo dire uguale per tutti. Lo scopo della nostra vita è amare. Noi siamo nati per amare. È inutile che ce ne inventiamo un altro di scopo. Questo è ciò che è veramente la meta della vita umana. E amare è entrare in relazione. L'ultima, la più grande e la definitiva delle relazioni è la relazione con Dio. E la vita è tutto un viaggio verso l'incontro con Dio. Allora, la meta è comunque unica. E qui c'è qualcosa di piuttosto imbarazzante a fronte
di una nostra interpretazione di noi stessi che può essere, come dire, manipolata. Oggi possiamo reinterpretarci, cambiarci la fisionomia, cambiarci lo statuto esistenziale, tutte opere inutili, non è vero, non funzionano, non portano da nessuna parte, perché gira, gira, alla fine il problema sarà se ho amato o no. Questo è ciò che sta esprimendo Cristo. Questo è l'opera, l'amore fino in fondo, l'amore fino al compimento. Quindi, attraverso questa parola di Cristo ci viene svelato che Lui vive per un'opera e compiere questa opera è arrivare al Padre. Anche noi siamo fatti così. Noi siamo nati per compiere un'opera d'amore. Ognuno di noi ha da compiere qualche cosa che il Padre ha preparato e che implica il nostro accettare, accogliere questa opera. La possiamo rifiutare. Si può dire di no all'amore? Certo che si può dire di no all'amore, se no non sarebbe amore. Se fosse una costrizione non sarebbe più amore. Senza libertà non c'è amore. Un atto coatto non sarà mai un atto d'amore. Allora, è chiaro che si può dire di no al piano di Dio, ma comprendere fino in fondo la nostra verità sarà accogliere che noi siamo come una freccia scagliata da Dio. Ognuno di noi è una freccia che deve compiere la sua missione, dal più dotato degli uomini alla più povera delle condizioni, anche umiliate dalla malattia, dal limite, dalla disabilità, sempre l'uomo è una freccia verso l'amore. L'uomo è una freccia scagliata non verso un amore generico, un amore che è un amore concreto, che ha le caratteristiche della vita che Dio mi dà da vivere. E se debba vivere io pochi anni o molti, questo tutto sommato è secondario. Quello che è importante è che io possa compiere la mia missione, è che io possa arrivare al bersaglio, è che io possa colpire il centro, arrivare al traguardo della vita. Il traguardo è l'altro, il traguardo è l'amore. Quando moriremo, e lo dico come sacerdote che è stato accanto a vari morenti, le domande vere che uno si fa sono: ma ho amato qualcuno? Quando c'è consapevolezza, quando c'è il tempo di pensare, ma sono stato utile per qualcuno? Ho fatto qualcosa di buono? Ho lasciato amore nel cuore delle persone? C'è qualcuno che è felice a causa mia? C'è qualcuno che da me può dirsi servito, aiutato, accolto? Ecco, questo è importante. Gesù non ha sprecato la sua vita, ma è andato come un razzo dritto al bersaglio e ha mostrato la strada. Nel suo spirito, che lui dona in quel momento e che noi possiamo ricevere, quello che in noi è la redenzione è l'essere riorientati al vero scopo della nostra vita, essere ridirezionati alla meta, e la meta è compiere il bene che abbiamo da poter compiere, farlo meglio che possiamo e arrivare a dire: ho amato, l'ho fatto e sto amando e muoio dando la vita. Il punto è che il compimento della nostra esistenza non è stare bene. Che se ne dica con tante modalità spiritualistiche oggi di moda, di sincretismi vari che prendono qua e là pezzi fra religioni orientali, cristianesimo ed altro, e ci si tappezza di segni di croci e di cose così che si portano al collo, si mettono da tutte le parti, si fanno tatuaggi, in mezzo a tutta questa confusione.
Comunque c'è un fine sbagliato che può essere latente, quello di cercare solo di stare meglio, cercare solo di arrivare al benessere. Beh, non è quello lo scopo della vita. Io non sono nato per stare bene, io sono nato per amare. Io non sono nato per arrivare a sentirmi realizzato come persona e come individuo. Io sono nato per dare felicità a qualcuno. E questo è il compimento. Questo è ciò che Gesù celebra con questa bellissima parola. Ecco, la musica di Haydn è una musica solenne e gloriosa. È un dolore pieno di grandezza. C'è una nobiltà in questa musica che celebra la conquista, il perseguimento della meta vera dell'uomo. Le ultime parole. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle sette parole di Cristo sulla croce. Sesta parte. È compiuto. Realizzazione di Monia Parente. Le ultime parole. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle sette parole di Cristo sulla croce. Settima parte. Nelle tue mani. L'ultima parola è quella che oggi vedremo in questa trasmissione che conclude la nostra avventura.
torniamo al Vangelo di Luca e ascoltiamo la versione di Luca della morte di Gesù. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Ecco, questa frase è l'ultima frase in questo testo di Luca che ha posto tanto dialogo fra Gesù e il Padre. L'inizio è stata proprio una parola del Vangelo di Luca: «Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno», e la fine è: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Allora, accogliamo la bellezza di questa frase. Questo è ciò che Gesù grida a gran voce. È quindi espressione di una forte intenzionalità, di un forte coinvolgimento. A grande voce grida: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Ecco, mettere il proprio spirito nelle mani di Dio. Abbandonare cosa? La parte più profonda di sé, il proprio spirito, nella mano del Padre Celeste. Ecco, qui siamo alla fine di ogni guerra. Quando noi finalmente consegniamo la nostra esistenza nelle mani di Dio, quando diamo tutto a Lui, quando a Lui affidiamo tutto ciò che desideriamo, che vogliamo, tutto ciò che soffriamo, tutto ciò che non abbiamo capito, lì c'è la pace. Lì c'è il termine di ogni conflitto. Ogni dolore lì viene illuminato. Pur restando dolore, è di un'altra qualità. Qui termina il movente disordinato fondamentale dell'uomo, la paura. La paura termina qui. Quando è che si vince la paura? Noi cerchiamo di vincere la paura attraverso la rassicurazione e la certezza che saremo più forti della paura. Ma la paura non trova lì la sua soluzione, perché la rassicurazione è semplicemente un rinvio del tema della paura. Cioè, la paura viene in un certo senso anche ingrandita dalla rassicurazione. Se io ti rassicuro che questa cosa non ti farà male, ti sto dicendo che questa cosa però esiste, e però riusciremo a non soffrirne. Ma se io dico: guarda, questa cosa che temi la riusciremo ad evitare, vuol dire che questa cosa qui comunque sta lì, che mi fa del male. E quando mi affido a Dio, quando consegno a Lui la mia vita, quello che mi fa male può restare ciò che mi fa male. Il problema è che però Dio mi incontra là. Cioè, è lì che viene illuminata la nostra esistenza, e quello che doveva essere evitato può anche essere accettato. Possiamo porre un parallelismo povero, banale. È come se io ho tanta paura di essere disprezzato e poi un giorno consegno il mio cuore a Dio e scopro che anche se gli uomini mi disprezzano, Dio non mi molla, Dio mi vuole bene, Dio sta con me. Allora a quel punto non ho paura di essere disprezzato, perché quando sono disprezzato questa cosa non mi tocca più, perché io sono affidato. Perché se anche camminassi per una valle oscura, dice il Salmo, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Cioè, non sta dicendo non c'è la valle oscura. No, ci sto nella valle oscura. Nella valle oscura si passa, e come? Ci sono momenti nella vita dolorosissimi. Ma se tu sei con me, se mi sono fidato di te, io questo non lo temo. Questo non è una cosa che mi toglie la pace. Noi dobbiamo capire che consegnarsi al Padre è l'atto dei figli, è l'atto per cui una persona sta vivendo fino in fondo la parte del proprio cuore, del proprio spirito, del proprio essere, come un luogo in cui si parla con il Padre, in cui si è in relazione. E cioè, le occasioni difficili e drammatiche sono in realtà il luogo dove ci si può affidare di Dio.
tutto questo è sublime. Infatti viene il Signore Gesù per farlo. Non è una cosa che ci diamo da soli. Questo è lo Spirito Santo, è lo Spirito di figli. Ma questo atto di consegnare implica una nostra libertà. Noi possiamo consegnare o no il nostro cuore. Il nostro cuore può restare ingabbiato dentro le nostre strategie, dentro la nostra soluzione. Quando siamo innamorati delle nostre soluzioni, non ci consegniamo. Molto spesso un uomo, una donna, prima di arrivare a un vero atto di affidamento, un vero atto di abbandono, devono veder fallire i propri progetti, devono veder fallire le proprie strategie, devono capire che non è vero che hanno la soluzione e non è vero che ciò che hanno pensato come la via d'uscita sia una grande idea, ma si sta rivelando una tortura. Ecco, è interessante che Gesù si consegna nel suo spirito. Noi abbiamo il corpo, abbiamo la psiche, abbiamo lo spirito e lì siamo veramente noi stessi, senza dimenticare il resto, perché tutto è profondamente unito. Ma se io do il corpo senza dare la psiche o lo spirito, o do il corpo e la psiche senza dare il profondo dell'essere, non sto facendo un atto reale. Io consegno me stesso veramente quando corpo, psiche e spirito sono regalati a Dio. Lo dico attraverso la consegna di quella parte più profonda di noi. Dobbiamo capire bene questo atto, perché questo atto di consegna è ciò che ci mette nelle mani di Dio. Che cosa grandiosa! Cosa sono le mani di Dio? Dio che è il creatore del cielo e della terra, che il mondo è opera delle mani dell'uomo, nelle mani dell'Onnipotente, nelle mani di colui che sa trasformare tutto in vita, nelle mani del Creatore, nelle mani del Padre, nelle mani tenere del Padre. Smettere di tenere nelle proprie mani la propria esistenza, smettere di stare così con i propri artigli sulla propria vita e finalmente allentare la presa, dare, consegnarsi e finalmente abbandonarsi. E questo dobbiamo capirlo, questo è un atto fondamentale. Senza questo non ci sarà la fede, senza questo non ci sarà veramente la salvezza. Ecco, noi sappiamo da questo ultimo atto di Gesù che la nostra vita è un imparare l'arte di lasciarsi andare nelle mani di Dio. Consegnarsi come un bimbo sul petto del papà. Non è un caso che proprio nel Vangelo di Giovanni, proprio all'inizio, quando c'è la rivelazione di Cristo nel prologo, c'è questa frase alla fine del prologo: Dio nessuno l'ha mai visto. Proprio il figlio unigenito che è nel seno del padre, lui lo ha rivelato. L'espressione indica l'atto di un bimbo con la testa sul petto del papà, che ascolta il cuore del papà. È la posizione tranquilla. Fra le braccia di Dio si sta tranquilli. Fra le braccia di Dio finiscono le guerre. Fra le braccia di Dio si smontano le assurdità. Si smontano le fissazioni. Perché noi possiamo dire, Gesù grida, nelle tue mani affido il mio spirito. E noi potremmo farci una domanda, una grave domanda. Nelle mani di chi stiamo? Noi stiamo nelle mani di qualcuno. Vivere richiede, in una qualche maniera, anche se inconsapevole, una forma di affidamento. Non c'è niente da fare. La legge di gravitazione universale, che è quella legge per cui i corpi tendono ad avvicinarsi, per esempio su questa terra, al centro della terra, perché c'è l'attrazione fra corpi diversi, il corpo più grande attrae il corpo più piccolo. La legge di gravitazione universale, per cui noi stiamo appoggiati su qualche cosa per vivere, dobbiamo camminare, dobbiamo riposare,
con un luogo di appoggio che unisca nella sua area di appoggio stesso la linea che va dal nostro baricentro al centro della Terra. Ecco, questa legge elementare che si impara a scuola è molto più importante sotto il punto di vista esistenziale. Sotto il punto di vista fisico è evidente, sotto il punto di vista esistenziale non è tanto evidente, eppure è vitale. E se noi per vivere abbiamo bisogno di appoggiarci da qualche parte, noi ci abbandoniamo a qualcosa. C'è tanta gente che è abbandonata alla propria intelligenza, ovvero sia confida nella propria strategia, nel proprio modo di pensare, nella propria bravura. C'è chi confida nei propri talenti, c'è chi confida nella propria bellezza, c'è chi confida nei propri successi, c'è chi confida in qualcosa comunque che è riferibile al sé, all'intelligenza, alla mente, alla capacità, alle caratteristiche, al corpo, comunque al sé. Poi c'è chi confida nelle cose, c'è chi confida negli oggetti, c'è chi confida nel denaro, c'è chi confida nella realtà del possesso, elementi che ci danno un'identità in una qualche maniera, gli oggetti che firmati o cose di questo genere. Chi confida nel potere, in tutto questo mondo che è il mondo della realtà, in cui potere, possesso, sono parole dalla radice comune, e si va di cosa in cosa, di oggetto in oggetto, di acquisizione in acquisizione, in una voracità che mostra nella sua incompiutezza l'insufficienza del tema della sicurezza che viene data dai beni, perché i beni sembrano sempre pochi. Pure le persone più abbienti sono insoddisfatte, hanno bisogno di altro. E poi c'è chi confida negli affetti, nelle persone, nelle relazioni sentimentali, nel successo affettivo, nella propria attraenza, nella propria desiderabilità. C'è chi confida nelle persone. Ecco, tutto questo viene un po' stigmatizzato, per esempio nella frase terribile di Geremia, che al capitolo 17 dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che pone nella carne il suo sostegno e il cui cuore si allontana dal Signore. Gli sarà come un tamerisco nella steppa, quando viene il bene non lo vede, dimorerà in luoghi aridi nel deserto. Ecco, è terribile questa frase, ma è molto seria. Che cos'è l'uomo che confida nell'uomo? È l'uomo che confida in un altro uomo, ma è anche l'uomo che confida in se stesso. È chi pone nella carne il suo sostegno. La nostra carne è debole, il nostro spirito è fragile, la nostra psiche è tortuosa. Noi abbiamo bisogno di essere accolti, noi abbiamo disperatamente bisogno di essere amati. Noi abbiamo necessità di qualcuno che ci dia il diritto di esistere, e noi invece lo chiediamo a noi stessi, lo chiediamo alle cose o lo chiediamo a chi? Pure lui lo deve chiedere. Noi ci rubiamo la gloria gli uni gli altri, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. La gloria in ebraico vuol dire il peso specifico, la sostanza delle cose. Noi cerchiamo da un sorriso, da un'affermazione, da un applauso, da un riconoscimento, noi cerchiamo l'essere. Confidiamo in queste cose e queste cose sono più piccole di noi. O facciamo così, questa guerra fra poveri, che è il chiederci la vita gli uni gli altri. Certe volte si affrontano delle crisi matrimoniali perché ci si aspetta tanto dall'altro. Ma cosa vuoi che ti dia un povero come te? Ma cosa vuoi che ti dia se non un'occasione per amare? Queste delusioni che sono sempre figlie delle illusioni, questa rabbia che c'è nel cuore di tanti uomini che sentono che la vita non è stata autentica, che è stata ingenerosa, un problema di attese, di una confidenza in cose sbagliate. È interessante questi versetti 5 e 6 del capitolo 17 di Geremia. Dice: egli sarà come un tamerisco nella steppa, cioè è un albero che ha la qualità di essere solitario, cioè sta lì da solo, sorge selvaticamente e vive selvaticamente, per cui è una questione di solitudine, e quando viene il bene non lo vede, cioè
chi si fissa su un tipo di salvezza, chi si fissa su qualche cosa che è una strategia di autopreservazione, chi si aggrappa a qualche persona, a qualche oggetto, a qualche progetto, quando viene il bene, quello vero, non lo vede, perché ci si fissa, appunto. Si pensa sempre, questa sarà la soluzione, uno sta confidando in quello, ed è un movimento terribile, disanchilosarsi dalle proprie fissazioni, affidarsi a Dio, smettere di aspettare a tutti i costi quello o quell'altro. Ma qui si toccano le cose più nevralgiche. Dove è basato l'essere? In che cosa sto affidato io? Dove sto appoggiato? Per sopravvivere a ogni singola giornata della mia vita, io devo sentire un baricentro appoggiato da qualche parte, una maniera esplicita, implicita, ma comunque reale, esistente, per cui io mi aspetto questo. E io vivo perché ho questi soldi, vivo perché ho questa persona che mi vuole bene, vivo perché ho questa casa che è una casa mia, che ci sto bene, vivo perché ho questo hobby, per mille cose, tutte cose che sono coperte corte, tutte cose che non ci coprono mai veramente, hanno sempre la loro incompiutezza e ci introducono in una vita che non ci soddisfa mai veramente fino in fondo. Solo in Dio riposa l'anima mia, dice un salmo. Quanto è vero. Solo in Dio c'è il vero luogo in cui si allontanano tutte le tensioni, si scioglie ogni nodo. Solo in un atto di fede io mi compio e finalmente riposo e sono, esisto con un fondamento, e il mio io interiore è luminoso e sereno. Noi dobbiamo imparare l'arte di aprirci all'affidamento, perlomeno dubitare dei nostri appoggi. Ma una santa domanda che dobbiamo farci tutti è: ma per arrivare alla resurrezione, ma per arrivare alla pienezza, ma per dove si passa? Per le mani di Dio. Quella è l'unica strada. Lì c'è una felice morte. La morte alla mia tensione, la morte alla mia tensione di preservazione di me stesso, la morte del mio stato di guerra e finalmente lo stato di pace. È interessante che Luca mette prima di questa frase di Gesù l'apertura del velo del Tempio, gli altri la mettono dopo, nel momento in cui Gesù muore. Ecco, lui dice questa cosa qui, questo spostamento di luogo, perché stiamo sul Calvario e tutto a un tratto ci ritroviamo dentro il Santo dei Santi, nel luogo inaccessibile. Ecco, quando si svela la verità, cosa appare? Appare un uomo che dica a Dio: tu sei mio padre fino in fondo, mi fido di te fino in fondo, nelle tue mani consegno il mio spirito. Lo spirito Dio non ce lo può strappare, aspetta che glielo diamo noi. Dio non ci può violentare in questo senso. Questo è un atto sublimemente nostro, autenticamente nostro. In questo atto c'è il sublime, perché noi qui fino in fondo siamo noi stessi davanti a Dio, diciamo il nostro sì, diciamo la nostra verità. Ecco, Dio aspetta che noi gli consegniamo il nostro spirito. Può veramente, come possiamo? Diceva Padre Pio, ognuno crede come può e sa. Ecco, con la fede che abbiamo, piccolina, ma basta un granellino di senape per vincere la realtà. E consegnarsi a Dio, darsi a Dio, in questo ambito, in questa dimensione. Ecco.
La musica di Haydn, con cui concludiamo tutto questo viaggio, è una musica serena. La musica dell'ultima parola è la musica di chi si è affidato. È una musica luminosa. È una morte che, per quanto crudele, è però da parte di Cristo vissuta in maniera dolce. Alla fine c'è l'abbandono. E alla fine c'è l'abbandono in genere. In tutti noi, alla fine, se percorriamo una via di minima lucidità, in genere, le persone si lasciano andare, si aprono. Anche le persone più dure, alla fine, si aprono. Qui Gesù ci mostra questo, che è il punto di passaggio. La strada della risurrezione, come abbiamo già detto, è questa serenità. Alla fine mi fido di te. Nella esecuzione poi della musica di Haydn, a questa musica serena, non certo gioiosa, spumeggiante, no, è la morte di Cristo, ma è una morte luminosa, segue, dopo un istante di silenzio, una musica violentissima, fortissima, il terremoto. Dopo la morte di Gesù ci fu un cataclisma, si scatenò qualcosa in cui la natura disse: è successo qualcosa di spaventoso, è morto il figlio di Dio. E c'è un terremoto che consiglio agli ascoltatori di andarselo a sentire, una dopo l'altra, questa musica serena dopo quel terremoto, che è il finale, dove i musicisti si devono esibire in un pezzo anche molto difficile e bellissimo, dove veramente viene sottolineato il punto d'arrivo e il fatto che tutto viene sconvolto, e che venga tutto sconvolto non è male, è bene, è la nuova creazione. Per arrivare a Dio bisogna lasciarlo, questo mondo. Le ultime parole. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle sette parole di Cristo sulla croce. Settima parte. Nelle tue mani. Realizzazione di Monia Parente.